Ma infatti ho detto, ne approfitto adesso che poi almeno devo stare attento. Allora, ok. Di che parliamo? Non lo so. Allora, sì, volevo parlare di allenamento, perché tanti ragazzi mi chiedono tanto di allenamento e volevo partire con il discorso della frequenza, cioè quante volte allenarsi a settimana, quante volte vi allenate voi a settimana, quante volte vi capita di allenarvi a settimana, la situazione migliore. Giuse, ti sei fermato in una posizione fantastica, aspetta un secondo che questa la devo immortalare. Presa, aspetta, ok, allora... L'ho presa adesso la pubblico. No, no, l'ho presa che era. No, l'ho presa un millisecondo dopo. Era bellissimo. Era tipo. Però ti ho preso così. Guarda che carino che sei. Porco Giuda, veramente, ragazzi, sembra il folletto di Babbo Natale, Un cavolo. misto tra quello e un turista cinese, dai. Ok. Comunque, no, volevo partire col discorso della frequenza, perché erano arrivate delle domande sulla frequenza e quindi volevo iniziare ad analizzare. Per cui, non lo so, partiamo con Giuse sul discorso di qu quante volte allenarsi a settimana, partiamo con questo. Allora, guarda, io ti dico, quando iniziai a fare questo sport, iniziai con le classiche 3 volte a settimana, quindi la frequenza basic, e poi aumentai a 4. Diciamo che io mi trovo molto bene su di me con 4 allenamenti, però ho visto che ci sono delle fasi in cui il corpo mi permette di più per diversi fattori, quindi periodi meno stressanti, cibo più alto. Posso spingere fino a 5 massimo. Quindi io non ho mai superato i 5 workout. Di solito il quinto workout, due muscoli carenti li richiamo insieme, spingo forte al quinto workout, non oltre i 5. Però ho visto che 5 workout li tollero, almeno personalmente, non oltre le 8 settimane. Dopo 8 settimane, per forza di cose, un workout lo devo calare. E ovviamente nel momento in cui salgo a 5, poi devo gestire il cardio in modo diverso, per forza di cose. Però ecco, 4/5. Però ovviamente quando iniziai, come penso un po' tutti, 3 workout. Poi provai, guarda, anche nel periodo post-gare, di solito, quelle 2 o 3 settimane post-gara, di solito spesso ho riprovato l'approccio 3 workout, però devo dire che la sensazione era proprio che il corpo chiamasse altro. Cioè, 3 giorni obiettivamente per un principiante vanno bene, la solita split, quindi alternare un giorno di riposo, un giorno di allenamento con il weekend totalmente libero o solo cardio può andare bene secondo me per un principiante, ma una buona ripartizione sono 4, massimo 5 volte. Ovviamente periodizzare nel tempo in base poi alle varie fasi di programmazione, quello sì, quindi 4, massimo 5. Marco, te? Ma io personalmente dipende, allora calcola che ho fatto periodi in preparazione in cui mi allenavo anche 2 volte al giorno. 6/7 giorni su 7, e per doppio allenamento giornaliero non intendo cardio più pesi, ma anche proprio 2 sessioni di pesi, andando a suddividere, magari non so, avevo il giorno in cui dovevo fare dorso tricipiti, lo splittavo e quindi facevo dorso il mattino, tricipiti la sera, per esempio. È un approccio che magari può essere molto molto duro dal punto di vista mentale, affrontare 2 allenamenti giornalieri, però dipende sempre anche dal setting mentale che hai e anche il momento in cui sei. Se hai comunque abbastanza calorie, sei motivato, sei comunque focalizzato sull'obiettivo e logicamente hai anche un lavoro che ti permette di farlo, perché io ho la fortuna comunque lavorando, sì, faccio delle ore, comunque facevo delle ore in palestra che adesso purtroppo è chiusa, però comunque le facevo la sera. E quindi la sera metti che comunque ho la mia base di 5-6 ore in sala pesi come istruttore, personal, quello che è, facevo allenamento al mattino, poi mi allenavo la sera. Però in genere io, per esempio, cioè, al contrario di Giuse, a parte appunto una prova che abbiamo fatto così, Giuse provando un mountain dog qualche settimana fa di 4 allenamenti settimanali, io sotto i 5/6 non scendo mai, anche con un'unica scritta giornaliera. Ok, allora, prima cosa, per quanto riguarda la B giornaliera, non so se Giuse tu l'hai mai provata. La? No, La B giornaliera, l'hai mai provata? Ok, obiettivamente no, quello volevo sapere, perché questo io l'ho provata per un bel periodo in una fase di bulk e erano, mi sembra, 6 allenamenti settimanali, di cui alcuni in B giornaliera, gambe no, però l'upper era molto... Avevo forse... Un periodo avevo 4 sessioni di B giornaliera, un altro periodo ero sceso a 2-3
in base a com'era. Però io la cosa che ho notato è questo: è molto molto funzionale se ti ci ritrovi da un punto di vista organizzativo, perché la cosa peggiore secondo me è proprio il concetto di dover andare due volte, però devi essere molto concentrato sul non fare due allenamenti, quanto piuttosto dividere un allenamento che sarebbe un allenamento molto lungo in due. Ok? Cioè io mi all'inizio quando l'ho provata mi sono ritrovato in questa situazione, dorso tricipiti. Prendevo il mio allenamento di dorso e tricipiti, lo splittavo un'oretta, un'oretta e mezza per fare dorso la mattina e poi il pomeriggio 30 minuti, tre quarti d'ora per fare tricipiti. Periodo di allenamento ad alto volume, mantenevo identico l'allenamento e lo facevo. Che cosa è successo? Ok, allora insieme ai tricipiti ci butto anche un richiamo di trapezi, quindi faccio il dorso e i tricipiti ci metto i trapezi, poi ci metto i deltoidi posteriori, aggiungo, poi ci metto più volume di qua. Alla fine facevo un'ora e mezza la mattina, un'ora e mezza il pomeriggio, quindi alla fine ero cotto totalmente, cioè mi sono cotto velocemente. Per cui secondo me la bigiornaliera, insomma, dipende, però il modo secondo me migliore di inserirla per poterla gestire su un arco di periodi un po' più lungo è quello appunto di prendere un allenamento grosso, voluminoso, e per una ragione di organizzazione e di funzionalità dividerlo in due piuttosto che fare due allenamenti, perché credo che il problema di molti è che alla fine finisce che fanno due allenamenti. Tu che ne pensi, Marco, che l'hai provato? Sì, molto grossi, sì. Io quando ho fatto sempre la bigiornaliera facevo appunto, se avevo dorso e tricipiti, al posto di spararmi 2 ore e mezza in sala pesi tutto filato, facevo magari appunto, come dici tu, l'allenamento di dorso di 1 ora e mezza la mattina e un tre quarti d'ora di tricipiti la sera. Perfetto. Però paradossalmente quando io so che ho tutto da dare per un muscolo e quindi ho dorso e solo dorso da fare, quindi posso essere focalizzato lì, concentrarmi lì. Al posto magari di fare ipotetiche 25 serie, posso magari farne 30, ma arrivo talmente focalizzato anche alla fine che tanto dico ok, devo fare solo dorso. Stessa cosa la sera, quando arrivo i tricipiti, che a me piace tanto anche l'alto volume, oltre il mixato, praticamente anche un'alta densità e anche un'alta densità, perché non sono mai uno da recuperi troppo troppo lunghi, al contrario magari tuo Ludo che invece dice che a te piace molto di più. Io sopra il minuto e mezzo barra due non mi piace mai andare troppo, a meno che logicamente ci siano degli esercizi pesantissimi, come può essere, non so, una pressa in cui devo fare comunque pochissimi colpi, essere performante su un range di ripetizioni in cui appunto utilizzo un peso altissimo, allora un conto, però è difficile che vada sopra i 2 minuti. Quindi dico, no, sto lì 1 ora e mezza sul dorso, mi concentro tutto lì e poi la sera vado a fare tricipiti, però so che dopo che arrivo, che ho fatto dorso e devo cominciare tricipiti, se fai veramente ti massacri prima col dorso, io arrivavo a fare i tricipiti a volte e dicevo, cazzo, non sono più così No. focalizzato, non sono più così concentrato, anche dal punto di vista della performance energetico e tutto. Arrivavo a fare i tricipiti che non ero cazzuto. Invece dividendolo, io arrivavo la sera, finivo il mio turno in palestra alle 10. Alle 10 mi isolavo, non c'era più nessuno, concentratissimo, ed ero comunque abbastanza fresco, perché erano passate più o meno quelle 8-10 ore dall'allenamento prima. Quindi facendo un gruppo muscolare più piccolo arrivavo super concentrato, magari anche lì ci sparavo quell'esercizio in più, quelle 2 o 3 serie in più, perché? Perché ne avevo sia mentalmente che fisicamente, quindi lì mi sono sempre trovato bene. In questo periodo non lo sto facendo un'unica spigiornaliera, 6 giorni su 7, mixando appunto anche più gruppi muscolari, quindi appunto un dorso e tricipiti, uno spalle bicipiti piuttosto che altri gruppi muscolari, però in unica. E mi sto trovando bene anche così. Dipende sempre anche dai periodi. Se hai comunque una situazione che mentalmente ti permette di spingere così forte 2 volte al giorno, essere concentrato, essere performante, perché no? Poi anche lì è come si dice sempre: va tutto soggettivizzato, Assolutamente. contestualizzato. E magari io mi sono trovato bene con la bigiornaliera. Dovessi farla magari adesso, magari non mi troverei bene, magari per lo stress Bravo. della quarantena, piuttosto che. Cioè, anche lo stesso programma non vuol dire che cambi solo cambiando il soggetto, ma anche con lo stesso soggetto, tante volte ho riscontrato anche su di me, anche con la preparazione alle gare, stesso approccio in pre-gara, partendo dalla stessa BF più o meno, si è pronti in 4 settimane, la volta dopo magari sei pronti in 5, o la volta dopo sei pronti in 3, cioè ogni volta. Lo stesso approccio Assolutamente. non vuol dire che hai gli stessi risultati. Stessa cosa per Un l'allenamento. attimo soltanto, Giuse, stai sotto wifi perché mi ti blocchi in continuazione. Io? No. Cioè, nel senso, stai vicino al Aspetta. wifi?
Wi-Fi ce l'ho dall'altra parte, provo a sedermi sul No, divano, adesso vai aspetta. fluido, però mi ti blocchi veramente, veramente di frequente, capito? Te, Marco, lo vedi che si blocca o Ma si... ci sfoggia la felpa Raino. Ehi. Zanotti, ci sfoggia anche lei la felpa Raino. Io lo meglio, eh? Oh, no, diciamo tu, allora, Ludovico Amaranto, tu blu, io quella con la cerniera nera, ragazzi, ci abbiamo tutto l'abbigliamento, eh. Possiamo fare la schifo. Ma tu lo vedi Oh, ma sai che bloccato, poi lo Marco? cavolo, dire? Io sì, lo vedo bloccato. Ok. Sì. Mi vedi bloccato di nuovo? Sì, ti Sì, di nuovo blocchi ancora. spesso. Vediamo un po'. Dunque, dovrei provare ad andare. Vi faccio fare una panoramica della casa. Ma Ma tanto sei bloccato, quindi... esatto. Adesso Ma mettiamo la grande! pubblicità che non vedremo niente. Allora, qua sulla spin bike. Eccolo, tornato. Boh, ci Cioè, sono? Ah, ecco qua. no, se no anche tranquillamente dove stai di solito, perché dovrebbe funzionare. Forse è solo partita male la connessione. Vediamo. Allora, adesso sono in camera. Guarda, senza che stai scomodo. Trova un punto con cui sei comodo, senza che anche dove stai di solito, ok? Sì, no, ho cambiato anche, no, ho cambiato proprio stanza, così almeno forse non c'è interferenza. Boh, ce l'ho fatta. Senti, Non vi dico cosa ho spostato. sì, No, ho infatti, preso semplicemente tutto il guardaroba, l'ho buttato via. esatto, ti volevo dire, hai presente quelle cose che c'hai dietro con le ante, eccetera, si chiamano armadi, no? In genere servono per i vestiti. Ma no, ma dovete sapere una cosa, io a casa mia trovo l'ordine nel mio disordine, bellissima sta cosa, cioè io so esattamente dove sono le cose, quando qualcuno, per fortuna non c'è questo qualcuno, mi mette in ordine, è finita, non devo Bravo, più. bravo, ecco, aspetta, More! Poi ti faccio sentire una cosa di Giuseppe! Ho ragione io! Ho vinto io! No, però Ludo, c'è una cosa, almeno io, poi raggiungo un livello tale di disordine che poi mi dà fastidio, quindi là devo mettere in ordine. Quindi lì Bisogna vedere ci quanto prendo ordine è il mente. ok. Ecco. Comunque, rispetto a quello che dicevi Sì. Marco te prima, per quanto riguarda, sai, dividere Comunque, Ludo, mi l'allenamento. sa che Giorgia se l'è presa e ti ha staccato la connessione perché sei sparito tu adesso. Ma io No, mi vedo, scusami. tanto sto registrando io, quindi mi Ah, frega poco. ok. Vai, vai. No, dicevo, per quello che ha detto Marco giustamente prima, il discorso di dividere i due allenamenti, è anche vero il contrario, cioè avendo, non so, schiena tricipiti e lavorando molto di volume, delle volte scatta, come si dice, la modalità risparmio energetico mentale, cioè può darsi anche che tu, facendo schiena, dici, cavoli, c'ho 30 serie dopo i tricipiti, Bravo. quindi non mi spacco, cioè ti viene automatico, subconscio, non spaccarti veramente oltre i limiti nella schiena, perché sai che poi c'hai 20 serie di tricipiti, quindi è una buona cosa dividerli. Come hai detto tu, infatti, se tu sai che devo fare solo schiena, mi ammazzo. Casomai fai oltre le 30 serie rispetto a quelle che avevi programmato, idem i tricipiti, perché è solo Ma io il quello. contrario, io è che non riesco mai a risparmiarmi, cioè io Appunto. non ho l'idea in testa da dire faccio questa serie, però no, non do il 100% perché dopo ne ho ancora tre o ancora no, non frega un cazzo, Ma cioè io finché ce ne vado. infatti vedi. E proprio il problema era quello, che però arrivavo ai tricipiti che, cioè arrivavo Rimorto, comunque, rimorto. se il volume veramente era più alto, magari di più di quello che ho in questo momento, arrivavo che ero veramente andato, c'ero cotto. E No, quindi i infatti poi tricipiti un non mi sono formati. peccato esatto, poi compromettere il secondo muscolo per il primo alla fine, fondamentalmente. Quello Sì, dici, no? l'unica cosa che secondo me è il problema di tanti adesso è che però hanno quella fottutissima paura di incorrere nel faccio troppo allenamento, mi alleno troppe volte, ok? Quindi la frequenza è giusto, sì, calibrarla e tutto, però io sono sempre dell'idea, meglio un allenamento in più che un allenamento in meno. Sicuro. E se ti alleni quella volta di più e rimani, tra virgolette, fregato perché sei più stanco del solito, in caso la settimana dopo potrai riposare un giorno di più. Ma tu Sì. intanto provala però, perché i Arrivaci tu. muscoli ne li costruisci se pompi e ti distruggi, non se ti risparmi. Se ti risparmi non vai da nessuna parte. Questa è una cosa super importante, assolutamente. E allora, io personalmente quando si qua io preferisco allenare un solo distretto di media, cioè è una cosa che io adoro. Quando ho soltanto il back, soltanto le braccia, solo il petto, io lavoro molto molto meglio e lavoro anche meglio proprio con allenamenti più corti, lo vedo. E diciamo
Diciamo che è un trade-off. Io, ad esempio, adesso, proprio perché mi sto avvicinando all'operazione, quindi al discorso di dover fare uno stop, mi sto allenando a frequenze molto più alte del solito. Io normalmente sto bene sulle 5 volte a settimana, proprio a un mio sweet spot come media. E sto facendo 6 anche 7 volte a settimana, con una giornata magari solo bicipiti e polpacci, quindi proprio un'oretta tra riscaldamento, allenamento bicipiti, riscaldamento polpacci, polpacci, eccetera. E quindi modulando bene tutto quanto, però devo dire che mi trovo veramente, veramente bene. In acuto, perché poi andare in palestra tutti i giorni è pesante, però devo dire che comunque mi piace. E sono d'accordo con te sul fatto che devi provare, devi spingere, innanzitutto, non devi mai porti un limite a priori, devi tentare. E devi anche renderti conto, fermo restando che secondo me ci sono anche dei segnali, cioè nel senso se tu riesci ad allenarti tutti i giorni per tanto tempo o c'hai una capacità tua, una dote tua genetica di sopportazione delle cose, però anche là è difficile, oppure c'è qualcosa che stai facendo male. Cioè io di base parto quando le persone sono 24 settimane che spingono come tori, tra virgolette, nel senso che guardando le schede che mando, spingono come tori, volume alto, l'intensità è teoricamente alta, non scaricano, la frequenza è alta, eccetera, stai sbagliando qualcosa, perché Ma bro, a un certo che non punto ti stai il limite lo raggiungi. sì. Poi Ludo, come hai detto anche tu, giustamente dipende molto anche dallo stile di vita, come ha detto Marco, cioè alla fine l'allenamento deve essere di sicuro produttivo, cioè tu devi essere sicuro che quando vai la testa è lì per ottimizzare. Secondo me questo vale anche in monofrequenza, cioè se tu vai in un orario che sei tirato con i tempi ti alleni malissimo, a maggior ragione 2 volte. Cioè io vedo, per esempio, io faccio 2 allenamenti al giorno, se faccio ovviamente cardio a digiuno al mattino, ecco lì ci posso mettere di solito, mi piace molto, addominali, cardio e poi ovviamente, quindi la mattina dare proprio il core, lombari, addominali, cardio, quello sì, non mi crea disagio, tra virgolette. Ma perché? Perché so che io sono uno che se cena pesante, come faccio la sera tardi, io poi crollo, vado letteralmente in down. Ecco, io non capisco, per esempio, vedi, come fanno molti ragazzi che lavorano in monofrequenza, a fare allenamento al mattino presto a stomaco vuoto con i pesi e poi andare al lavoro. Poi, per l'amor di Dio, cioè, ecco, io non so come fai. Cioè, nel senso, io dopo allenamento, io posso riposare, posso integrare, posso mangiare, io non esisto più. C'è la testa, via, è Oh, fregata. ho capito che dici. Capito? Cioè, è più il dopo, più che il fatto del digiuno. Esatto, sì, Ok? bravo. Perché se io prendo, ho bisogno di poco, posso anche allenarmi a stomaco vuoto, quindi prendere un pre-workout, della caffeina, io ho bisogno del caffè che mi scaldi il cervello, ma dopo io sono sotto un treno, quindi ovviamente se devo essere produttivo anche al lavoro. E lì, ragazzi, anche se ovviamente il mio lavoro l'ho posto in corso da preparatore, non è un lavoro manuale, peggio, la testa deve esserci col focus, e quindi lì io Certo. la testa la perdo. Altro motivo per il quale mi alleno la sera. Mentre il cardio, sai, paradossalmente mi sveglia, mi Attiva. tira su, l'addome anche a livello posturale, sai, mi aiuta, mi piace molto. Poi al mattino sei sgombero dal cibo, quindi piace molto. E il cardio mi dà una botta metabolica che invece mi sveglia. L'allenamento con i pesi, ragazzi, se lo fai bene, perché stiamo parlando di quello. Lì t'ammazzi, poi c'è da dire anche che è questione di abitudine, poi te può darsi che lo fai ovviamente da molti anni e poi il corpo, io sono convinto che si abitua, così come si abitua al cardio, sono conto si abitua pure all'allenamento, però ecco, potendo scegliere, so che se meno con i pesi, ragazzi, là mi ammazzo, cioè se fossi costretto a farlo per forza lo farei, perché mi piace allenarmi, ma se dovendo scegliere, dopo sono sotto un treno, infatti io faccio così, scendo giù alle 10:30 ad allenarmi, salgo su all'una, cena, e muoio a letto, cioè io poi non esisto più. Io sto un'ora indietro, quindi alle 9:30 ti scrivo, io sto tipo a letto guardando Big Bang Theory per andare a dormire, tu scendo ad allenarmi, vai. Sì, però poi la mattina, giustamente, quando io mi sveglio, mi appare la notifica, Ludovico sta registrando, e quindi lì mi fai da sveglia, cioè noi siamo all'opposto, sì. Marco, che orario? Allora, dipende, calcolo che di solito mi sono sempre allenato nel primo, cioè no, nel tardo pomeriggio. Se facevo l'unica split, preferivo verso le 3:30-4 di pomeriggio. Quindi il tempo di svegliarmi, fare il mio cardio, fare il cardio al mattino. Se ho addosso 2 o 3 pasti, preferisco, piuttosto che solo la colazione o stomaco vuoto. Esatto. O ti becchi proprio il giorno in cui ti va Sei bene, che dici sbagliato. ok, altrimenti stomaco vuoto la vedo veramente dura a spingere. Come dico io, ma poi è una cosa soggettiva personale.
Ultimamente, essendo in lockdown, adesso stiamo andando un pochino prima, quindi orario di pranzo, mezzogiorno, l'una, una roba del genere. Ok. E dico che mi sto trovando bene per il semplice motivo che poi ho tutta la giornata libera per dedicarmi a lettura, video, piuttosto che lavoro e tutto altro, anche perché logicamente stando, e potendo stare solo in casa, uno deve fare solo le cose di casa, però ho tutta la giornata libera senza più pensare a quello che è l'allenamento, quindi ho la testa anche più sgombra, perché sembra però se sai che devi affrontare un determinato tipo di allenamento in un certo modo, non sei lì proprio sempre rilassato, cioè capisci che se uno veramente vive l'allenamento come deve, cioè hai voglia di andare, di allenarti, cioè, non dico paura, però è quel rispetto verso, tra virgolette, i pesi che dici, cazzo, vado, non devo cazzeggiare. Quindi hai sempre il pensiero, sei lì. Se invece te lo levi dalle palle la mattina, automaticamente il pomeriggio così sei più rilassato e anche di testa vedo che riesco meglio in questo periodo. Marco, facci caso, vedi, ecco, nel mio caso per esempio è il contrario, cioè io la testa me la devo azzerare, cioè io devo togliere tutte le rotture di balle così, perché so che quando arrivo io non voglio rotture, cioè io lì poi mi devo martoriare, ecco, io la vedo così, per esempio io se mi dovessi allenare anche al mattino, quindi non a stomaco vuoto, prima parte del mattino o come fai te prima pomeriggio, sapendo che dopo, sembra una cavolata, ma sapendo che dopo c'ho una video call, una spesa, un giro col cane, io cioè, mi allenerei col pensiero. È l'altro motivo per il quale la mattina ok il cardio, ma i pesi dove sai che tu devi essere veramente cattivo, perché poi sai, anche lì, soprattutto nell'ultimo anno, cioè, sto cercando quella cosa lì della, sai, ripetizione in più, proprio la cattiveria, la concentrazione, perché secondo me lì è ognuno di noi, secondo me, deve lavorare su quello, perché i protocolli. Sì, ce ne sono 2000, ma secondo me l'atteggiamento. E io sto cercando di lavorare sul mio modo di interpretare l'allenamento. Ho visto che se ho per la testa qualcosa che devo far dopo, è come se ci fosse questa pallina in testa che gira. Ogni tanto, idem per il motivo di lasciare il telefono assolutamente via, come dice Alberto Grazia, me lo dice sempre, il telefono ammazza qualsiasi workout, è un ammazza workout, il telefono non deve stare in casa, cioè quando tu ti alleni il telefono resta nell'armadietto, è altro motivo per il quale adesso sto facendo meno video di allenamento, perché anche, ti giuro, anche se io porto giù in grotta il telefono spento in tasca, tu mi dirai, cazzo però, se rimani sotto i pesi chiama l'ambulanza, e no, io piuttosto muoio perché so che ho il telefono spento, il pensiero e di prenderlo e farmi un video. E sono quelle Certo. piccole cose, la testa deve essere sta sgombera. Quindi io preferisco togliermi tutto, poi dopo l'ultima cosa che ho fatto, recupero mezz'ora, faccio una doccia calda, buon caffè, mi isolo e vado ad ammazzarmi come la deco. Però l'ultima cosa è l'allenamento. Anche ovviamente se uno fa un lavoro manuale, se uno fa l'operaio in fabbrica, un lavoro pesante, non la può far così, perché torni a casa morto da 10-12 ore di fabbrica. Non ti viene ad allenarti, in quel caso allenarsi prima è intelligente, però nel mio caso, ma penso anche nel vostro, che comunque facciamo dei lavori, tra virgolette, gestibili, non manuali pesantissimi, da quel punto di vista il vantaggio è quello è un lusso che per fortuna ci possiamo Vedi, questo permettere. è proprio, c'è tantissima diversità di percezione perché io, allora, Vedi, io ho esatto. provato proprio per il discorso di Giuse, ho provato a allenarmi in quello che per me è tardo pomeriggio, cioè alle 4, che di base vuol dire, diciamo, 3 e mezza 4, più o meno alle 5 e mezza 6 ho finito, casa, cena alle 6 e mezza, cioè doccia e tutto, cena alle 6 e mezza e poi tutto, diciamo, magari un pre-nanna e tutto, e poi mi rilasso, eccetera. E l'aspetto del dire ho finito tutto, devo soltanto pensare ad allenarmi, rilassarmi e tutto il resto, funziona a volte, però io vedo che altre volte magari sono carico, magari lo stress, il pensiero della giornata e tutto, e non ce la faccio. E poi io personalmente carburo molto peggio nel pomeriggio, cioè comunque non riesco a funzionare, non riesco a dare intensità, non riesco a Ma spingere. anche perché poi comunque ti svegli molto presto al mattino, quindi per Bravo, esatto. magari Diverso, rispetto era per un'altra persona, se ti svegli diverso. alle 5 come Esatto. stai facendo Io oggi. un'altra cosa che avevo fatto era, l'ho provato un po' tutte, avere due pasti prima dell'allenamento, un solo pasto prima dell'allenamento, un pasto ricco, un pasto meno ricco, un pasto veloce, tante cose. Alla fine devo dire che a me la soluzione migliore è svegliarmi, caffè,
faccio le mie Quindi. cose, una diretta su Instagram, guardo le mail, sistemo tutte le cose un po' imminenti, immediate, in modo che sto tranquillo e poi vado ad allenarmi. Torno, primo pasto, che è il post-workout, poi adesso mi sto trovando bene a fare tutte le passeggiate con Rea, con Giorgia, quindi c'è una situazione di relax dopo in cui tra l'altro mi faccio molti dei passi della giornata, digerisco per bene, torno e mangio e crollo. Mi faccio quella mezz'oretta di riposo. Sono recupero, ho recuperato al massimo e poi il pomeriggio è tutto una trafila di lavoro, proprio spinta. Però quel piccolo riposino, ricollegandomi, Serve, permette di infatti. recuperare e poi quando inizio a lavorare sono molto più energico. La pennichella, non ce n'è di Oh, ma poco. quello siamo vecchi. Marco, te quante te ne fai di pisoli in Ma adesso preparazione? sai che in sta quarantena sto facendo poco o niente. Ma Era prima, pure un'ora e mezza, ciao, mi svegliavo, ero nuovo. Proprio un'altra storia. Però comunque, al mamma mia. di allenamento, mi dicevo prima, dipende comunque anche qua dal periodo, perché io te l'ho detto, adesso mi sto allenando nel primissimo pomeriggio, può darsi che magari fra 2 settimane mi trovi ad allenarmi alle 10 di sera. Cioè, Dipende, dipende proprio dal periodo, dagli impegni, da tante cose. Quindi, ma poi fortunatamente, a parte lo stomaco vuoto al mattino, durante poi l'arco della giornata, non ho super performance o dei down di performance assurdi. Cioè, non ho quella grandissima differenza. Una volta con i miei 2 o 3 pasti addosso sono a posto. Ovvio, magari allenarmi alle 11 di sera, se hai avuto una giornata lavorativa così piena, magari è più dura. Però, secondo me, quando inizi ad allenarti, devi solo e esclusivamente spingerti con la mente e le forze le trovi. quello. Guarda, dico Secondo me è una cosa fondamentale. che funzionava psicologicamente ogni tanto è stato allenarmi appunto il tardo pomeriggio con l'idea che dopo andavo a fare qualcosa di divertente o rilassante o con Giorgia e gli amici. E c'era proprio. E molto spesso mi succedeva, e là ho avuto delle bellissime performance. Le uniche volte in cui il pomeriggio ho avuto delle belle performance, in cui con gli amici ci si va tutti in palestra, ci si allena tipo dalle 3:30 fino alle 7 di sera, proprio a far casino, a divertirti. Cioè, prima ci si sfonda, poi si inizia pian piano a cazzeggiare. E poi da là doccia e tutti insieme a cena fuori. Là è stato veramente. Cioè, Quello è bello, psicologicamente quello è bello. Ci Quello sì. stavo. Ma infatti, Però Ludovic, è quando fai queste cose la qui. psicologia della testa. Sei comunque degli spotter che ti spingono al limite, sei motivato, hai Capito. comunque gente che ti urla addosso mentre fai le ripetizioni, ti carichi, ti aiuti, sei motivato, ma anche proprio per una questione di agonismo, Bello. no? Cioè non vuoi risultare e quindi spingi per inerzia. Poi magari, come dicevi, dopo crolli, sei Sì. devastato, più del solito. Però, secondo me, la questione mentale fa parte Tutto. del vero pre-workout, è la Ecco, testa. ragazzi, Sì. Il spotter o pre-workout non è questo. spotter? Tutti e due, Non ditemi un po'. spotter. Allora, Marco, di prima te. Allora, io generalmente mi alleno sempre senza spotter, fondamentalmente, di base. Ma perché sono lì nel mio mondo, non ho voglia di parole, di niente. Sono lì, musica, non voglio parlare con nessuno, non... Preferisco così, sono sincero, sono molto lupo solitario mentre mi alleno. Lo spotter deve esserci solo nel momento in cui è una persona che si allena come me o che ha le mie stesse idee o che mentre si allena non parla, non si dilunga in troppi discorsi che non sono inerenti all'allenamento, alle sensazioni delle serie. Per esempio, l'allenamento che abbiamo filmato con Paolo, ok? Di io Alessio. Con Alessio, per esempio, è una persona con cui mi trovo benissimo ad allenarmi perché quando è lì si concentra, non rompe le palle, spinge come un disperato, ti aiuta, sa come aiutarti. Allora lì sì. In quel caso, se trovi uno spotter di un certo tipo, allora ti dico anch'io: con lo spotter puoi spingere di più, non ce n'è di palle. Chi dice che con lo spotter spinge di meno, spinge uguale, dice una bugia, perché anche solo la piccola mano ti toglie il 10% del carico e puoi concludere quella una o due ripetizioni in più. L'agonismo, come dicevi prima, piuttosto che anche solo l'incitamento, spingi di più. Io dopo allenamento di spalle e tricipiti fatto con Ale non abbiamo fatto niente di trascendentale, niente di assurdo. Quasi 2 ore di allenamento tra spalle e tricipiti, io la sera ero qua che non capivo neanche come cavolo mi chiamavo. Il giorno dopo ero distrutto e abbiamo fatto spalle e tricipiti, non un allenamento di gambe da 3 ore in cui ti sei ammazzato di squat, presse, spalle e tricipiti. Eppure la sera c'era testimone anche Fede, io ero qua e ero assente. Perché lo spotter ti spinge comunque a dare ancora di più. Secondo me, di base, comunque devi spingere sempre al tuo massimo. Però, se da una parte arrivi al cedimento tecnico,
dall'altra veramente arrivi al cedimento super completo, perché quello ti fa fare le forzate, ti fa fare le negative a ogni cazzo di serie allenante, allora lì sì, secondo me è la spinta che ti dà in più per un'ulteriore crescita. Te, Giuseppe? Guarda, io ti dico, Vado una allora, io domanda, veramente. ma... Strano, Oh, secondo Marco, questa è la prima, eh? bello, Occhio. eh! Bello dalla. Ecco, no, Ludo, ti dico, allora, io l'unica volta che mi sono allenato con uno spotter, anzi, l'unica volta che mi sono trovato bene con uno spotter fu 20 anni fa, pensa te, con una Me ragazza, lo dicesti. pensa te, napoletana, barra algerina, un mix, era un treno, cioè questa qui, ma semplicemente sai cosa, era molto simile a me dal punto di vista della testa, allora io... L'allenamento la vedo molto come esperienza trascendentale, cioè io sono molto silenzioso, molto mistico, cioè io se devo approcciare le serie pesanti, io per me il fatto di parlare, ma anche per dire dai forza, cioè è uno spreco, cioè, se io mi alleno con te, non sto a dire ok ad alta voce, dai Ludo, cambiami i pesi, quando metti, no, io mi avvicino e ti bisbiglio, ok? E con no, veramente, con questa ragazza era fantastico perché si avvicinava. Mettiamo 1,25 per lato, metti più e mezzo. Cioè, proprio era un non sprecare energie incazzate, ok? Io allora, guarda, lo spotter, se è simile a te come modo di allenarti, può essere una benedizione. A me personalmente, io non ho bisogno di uno che mi dica forza, dai, cazzuto, forza. No, io so cosa devo fare. E secondo me, ognuno di noi deve lavorare su quello che è se stesso, cioè devi sapere come allenarti. Lo spotter a me serve solo a due cose: uno, a staccarmi il peso, quindi a. Le spinte più pesanti, perché semplice quando sei serie dirette e pesanti, il classico stacco del peso è fondamentale e soprattutto deve avere la sensibilità nelle mani per assisterti nelle ultime ripetizioni. Non è una cosa facile perché di solito gli uomini o ti lasciano morire perché sono dei coglioni e non devi morire, altri invece ti tirano su troppo forte e di solito le donne hanno una sensibilità nelle mani, proprio una percezione del peso che sanno esattamente dove aiutarti, però è una cosa proprio di sensibilità, non è una questione di bravura, secondo me. E quindi quando becchi quello spotter che è abbastanza giusto da staccarti il peso e da capire esattamente come accompagnarti, lì è facile, però per me lo spotter non deve motivarti, ci penso No, io, ti no, devo motivare. far spingere oltre il tuo limite, quello intendevo anch'io. Esatto, Il carico mentale, l'incitamento e tutto, che sì. quello può essere un fattore mentale tuo di più carica. Esatto. Però lo spot, logicamente, preferisco uno che mi sappia aiutare bene, sappia togliere la percentuale di carico che mi permette di ultimare appunto le ultime ripetizioni per arrivare nel range che mi sono prefissato, piuttosto che al limite massimo, piuttosto di quello che urla, urla e urla, però quando ti deve aiutare non è capace. Ed è Infatti, Marco, difficilissimo trovare uno spotter esatto. idoneo. Infatti, come ho detto Marco Ludovico, la cosa importante è proprio l'empatia tra le due persone. Cioè, lì devi trovare una persona molto simile anche di carattere, tipo dicevo a Ludo. Io che sono molto tranquillo di carattere, io addirittura se mi alleno con qualcuno bisbiglio, cioè io odio quelli là che si avvicinano, dai bro, forza, 5 kg per lato, aumenta, dai, no, 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 bello, stai calmo perché mi dai fastidio, cioè io mi alleno tranqui, poi quando accendo il fanale parto come un treno, ma mi devi dar modo, io odio il casino, io odio la musica bomba in palestra, odio le persone che parlano. Figurati se permetto a uno che si allena con me di rompermi i coglioni, cioè no, no, piuttosto da solo, io solo che non ho accompagnato, però ecco, se trovi quella persona giusta diventa un allenamento assurdo, perché tu immagina, cioè io non posso, devo pensare ai fatti miei, cioè non devo star lì a convincere te di spingere di più o a far fatica, no, allora tu devi sapere come allenarti, io ti devo aiutare in quelle due o tre variabili, come dicevo a Ludo, che può essere staccare il peso e accompagnarti nel modo più sensibile possibile, ma ognuno deve preservare le sue energie, cioè non è uno sport di squadra, a me lo vedo così, cioè io faccio il mio e so cosa devo fare, tu idem, ci capiamo e andiamo oltre i limiti, perché se dobbiamo perdere tempo a non urlare, a parlare già ad alta voce, così colà, io ti devo scambiare, ti devo smontare i bilanciere a te, no, lì ecco perché anche uno che è più o meno la stessa forza, perché se io ti devo smontare 200 kg e 200, non andiamo mica d'accordo, cioè è molto particolare, però io personalmente sempre da solo, tranne 20 anni fa con quella ragazza lì. Mai Sì, allenato. infatti adesso volevo invitare, Ludo faccio pubblicità, già che ci siamo, a vedere il video mio e di Alessio che c'è qua sul canale, che abbiamo fatto spalle e tricipiti. Ecco lì, giusto.
Giuseppe ci avrebbe odiato Io perché non mi invece parlavo lì più, sì, perché mi univo da parlava con lo Facebook, stesso. non ti parlavo più. No, lì. No. Chissà cosa, cioè, mentre tra serie no, ci mancherebbe di star lì a farsi, però durante ci sta No, ma un sai minimo. cosa, Comunque Dino? andate a vedere nei commenti cosa ne Ma poi sai, pensate. sono esperienze che vanno fatte. Anche a me è capitato con dei miei amici in altre palestre, ci cioè andiamo insieme poi a pranzo, come ho detto Ludo prima, le famose esperienze, ma anzi, là si carica bestia. Però ovviamente è una cosa che faccio più che volentieri, però come modus operandi mio, tra virgolette, qua, perché qua parliamo ovviamente di spotter a lungo termine, proprio allenarsi sempre con uno spotter o sempre da soli. Se dovessi scegliere uno spotter lo vorrei esattamente un alter ego mio, cioè Lo posso dire spotter anche più deve forte perché sono essere antico, un tuo alter ego, cioè in dubbio, non puoi avere uno spotter che si allena capito? È diversamente, difficile, non ne ragazzi, è esci, devi difficilissimo. avere un altro te stesso. Sì. Secondo me la cosa più completa, allora, innanzitutto lo spotter deve saper spotterare, cioè partiamo da questo presupposto, più che mentalmente deve saper nella pratica, cioè perché non è facile, cioè nella pratica deve sapere in base allo scopo dell'esercizio cosa fare, cioè mi devi aiutare a fare la positiva. Se io dico arrivo a cedimento, sto facendo delle eccentriche, fammi fare delle negative, tu la positiva me la alzi tutta, non è che mi aiuti pochetto, cioè alzamela tutta e lasciami in negativa. Se invece mi devi aiutare a chiudere l'ultima ripetizione, tu devi intervenire solo dove non la chiudo, quindi non è che appena rallento subito mi aiuti, no, rallento, inizio a cedere, rallento, vedi che non la chiudo, rimango un po' a cedimento concentrico ed ecco che mi aiuti, e là, anche là mi aiuti quel filo necessario per poter chiudere. Quindi queste sono cose che lo spotter deve sapere e deve capirti. Io ho avuto la fortuna che comunque a Roma tutti gli spotter che ho avuto li ho abbastanza scioccati e traumatizzati da questo punto di vista. E c'è un video pure nella pressa dove c'era Alessandro Savi, Alessandro Savi l'alter ego, che mi ha aiutato. Lui dice che non ha toccato, a me mi sembrava che stava toccando prima che chiudessi e là sotto la pressa sono rimasto un attimo in lockout e me lo sono mangiato, ho iniziato a urlare. Cioè, che cazzo, sto facendo la serie? Gli ho detto non ti devi avvicinare con le mani perché mi dà fastidio che ti Lo vedo che so. ti avvicini con le mani perché poi mi rimane il dubbio. Quindi Ma Ludo, diciamo sai che io li cosa? traumatizzo molto prima di partire. Gli dico oh, mi devi aiutare solo quando la chiamo, a costo di lasciarmi morire sotto. Non mi succede niente, stai tranquillo. Però quando ti chiamo, intervieni. Però non toccare, cioè non ti avvicinare che mi dai fastidio psicologicamente, Sì, che proprio sul invadi campo visivo. il Esatto. campo, esatto. Però io su un altro punto di vista sono come Marco. Allora, non mi piace che si chiacchieri, che si cianci, che tutto, però lo spotter deve spingermi, cioè io ho bisogno proprio che mi Vabbè. spinga. E, però anche questo a me non mi piace tanto che urla, cioè magari che urla sì perché sto in cuffia, però io mi alleno sempre in cuffia per le serie. La cosa che mi piace è che quando sto in cuffia usa le mani, i gesti. Quindi qua in Inghilterra lo fanno molto e devo dire che è veramente bello. Tu stai, magari fai l'ottava che inizia a rallentare e lui ti fa così, ti mette tre. Cioè, fanne altre tre, poi ti mette il due, poi ti mette nulla. Cioè, tu stai là che senti la tua musica, non senti Però casino, quello visivo però sta vedi sempre. questa cosa e sai che c'è lui. Questo ci sta. A me, Sì, io credo che se trovi il giusto poco. spotter, l'allenamento è molto più anabolico, anche perché diventa. Cioè, lo spotter deve sapere, e tu, nei confronti del tuo spotter, devi sapere essere anche preparatore, come si fa negli sport. Cioè, giornata fiacca, sti cazzi, vai, spingi. Cioè, io riesco a esortarti, ma non urlandoti, però riesco a trovare quelle chiavi motivazionali per cui sono io a questo punto che do il ritmo all'allenamento perché tu stai un po' sfasato, quindi già tolgo un peso, tu semplicemente mi segui e spingi. Quindi, secondo me, ci deve essere proprio una componente di affinità psicologica e il beneficio finale è che in ogni allenamento si arriva sempre al limite, si dà veramente tutto quanto. E Quello è di una fiducia, parte. tra l'altro, anche la fiducia, Vabbè, perché se non hai tutto. fiducia nello spotter è inutile. Cioè, piuttosto è vero, mi alleno da solo, senza nessuno che mi salva il culo se sto rimanendo sotto, trovo il modo, piuttosto che fidarmi che mi dà la mano giusta, poi sbaglia o mi aiuta troppo tanto o troppo poco Sì, o mi sbilancia. Io odio quegli spotter che ti ma sbilanciano. No, sì. orribile. Cioè, io sono un malato della simmetria. Ah, Cioè, se non c'è la massima simmetria ovunque, io divento. Cioè, no, no. Cioè, chi si allena con due manopole diverse ai cavi, no, no? Al crotone. no, 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 allora non va bene. Ah! Cioè, no, no, no. Quindi anche lì, se sto spingendo, deve essere simmetrica tiri a la cosa. destra o mi Quindi, giri, ma no, vabbè, bisogna no, quello capire. no. Quindi ecco, deve essere sintonia e fiducia di base.
No, quindi oh, raga, apriamo i provini per gli spot per adesso, perché veramente trovarne non è facile, eh? Mamma mia. No, poi sembra una vero, vero. cazzata, raga, ma io ho bisogno anche di uno che abbia una voce che non mi fa ridere, perché se c'è questo c'è una voce di Chihuahua, io spingo cattivo forte, eh? Per esempio, io ho una seria difficoltà ad allenarmi quando, non so, c'è una ragazza, una mia amica, che si mette là, mi guarda mentre spingo e mi fa, dai, Giuse, spingi. No, oggi la Farfacciosa, ricetta è spunge, spingere. satozzo, forza! Sì, io per esempio le voci da donna che dicono dai spingi, cioè la donna quando vuole fare la cazzuta che mi fa dai spingi, mi fa ridere, mi cascano i coglioni e va giù il bilanciere, cioè tu devi star zitto, oppure c'hai cioè, la voce proprio, no, io sono particolare, cioè, là, o mi prendi bene oppure piuttosto vai a casa, perché cioè, là facciamo peggio, quindi no. Poi ecco perché, vedi, tornando al discorso delle home gym, io nel mio gym se devo investire dei soldi, strutture di sicurezza, rack, ma il rack deve essere con i controcoglioni, cioè se devo spingere devo rimanere sotto, piuttosto spendo 2000 euro di un rack con i controcoglioni piuttosto che le macchine, cioè io la vedo così, La piuttosto. cosa che la gente deve capire è questa, cioè quando cedi è tutto, finché tu mantieni il controllo, quindi non che prendi, sputtani tutto, cerchi di buttare il bilanciere da qualche parte, eccetera, anche nelle presse, nella squadra, cioè finché tieni il controllo tu puoi scendere in sicurezza, eccetera, cioè quasi tutti gli esercizi, sicuramente praticamente tutti i macchinari sono fatti per poter poggiare in basso, le presse hanno gli stop apposta, poi magari lo metti un po' più alto, eccetera, per sicurezza, però anche se non hanno il coso regolabile, tu in basso ci arrivi, vai in retroversione del bacino, pian piano l'appoggi e via, quindi anche là non c'è Esatto. quella ripetizione in più, a meno che non c'hai proprio che tremi, che ti fa male tutto, però puoi provare a farla, poi se non sale rimani sotto, amen, cioè con controllo e consenso lo appoggi pian piano sotto. Ma infatti Ludo, guarda, è anche consapevolezza. Io vedo la maggior parte dei ragazzi cosa fa prima di staccare. Dice lo spotter, oh mi raccomando e stammi dietro. Ma cosa stai dicendo? Cioè, io ho visto gente con le mani attaccate all'inizio e alla fine. Cioè, a me non esiste una cosa del genere. Tu devi stare con le mani in tasca, le ultime due ripetizioni inizia a stare attento. Ma quando io sento queste robe della serie, oh, stacchiamo, mi raccomando, andiamo insieme cosa? Cioè, per mano, cioè, è assurdo. Come diceva Marco, là, ma poi guarda, io mi ricordo ai tempi quando gareggiavo nel powerlifting, che mi seguiva Do Cruz all'epoca, lui mi diceva, anche nelle gare di powerlifting non devi stare vicino, perché è scientificamente testato che la vicinanza di un corpo al bilanciere ti toglie tot peso, ok? Quindi se tu già pensi quello, è un peso, una ripetizione fatta con un peso falsato, ecco perché questi cretini che sono lì a seguire il movimento non esiste, stai lontano, cioè lo devi fare per esercizio, cioè, se no è assurdo. Parlando di questo, ragazzi, a me me lo chiedono sempre, poi ne ho parlato tipo 70.000 volte, sono ormai un disco rotto. Però per quanto riguarda il cedimento, quindi parlo cedimento tecnico ed eventuale allenamento in buffer, voi come vi gestite? Fate mai periodi in buffer? Marco, aspetta, a me, oh, piccolo aneddoto. C'era Marco Vai. quando avevo provato il Mountain Dog, c'era nella scheda diverse serie di avvicinamento. Non capiva che cazzo fosse la stessa serie di avvicinamento. Ho detto, Marco, lavora in buffer. Tutto semplicemente. E poi viene No, la come mia tanto mente. no, però secondo me il buffer è una cosa che non. No, Come direbbe Fantozzi, è una cagata pazzesca. no, è una allora, corazzata proprio. vi assicuro che perlomeno per quanto riguarda il mio pubblico ci sono una buona percentuale. Poi ovviamente viene scremata perché molti che magari mi seguono e vedono che ostento il cedimento e non sono d'accordo, prendono e mi accannano perché io sono. Cioè, se mi segui. Devi amare l'intensità, devi amare il cedimento, devi amare il bodybuilding perché sennò non mi segui, ti sto sul cazzo, cioè va bene così. Però c'è una buona fetta che sta un po' lì lì, che dice sì, ma c'è una componente di buff. E io, cioè, vedo che prendono come esempio tanti, magari atleti o personaggi, eccetera, che magari hanno un buon fisico e dicono di lavorare in buffer. Ora, io chiedo anche questo a Giuseppe, segue tantissimi, cioè conosce e segue tantissimi professionisti. Marco è un professionista e sta nell'ambiente. Voi mi dovete dire quale cazzo di bodybuilder si allena in buffer a livello professionista. Io non ho conosciuto neanche uno, scusate. Nessuno, anche nessuno. perché Io comunque. anche la fortuna, per carità, di lavorare e stare a contatto con Andrea Presti per un anno e mezzo.
Io ho imparato tantissimo guardando lui allenarsi perché ha un'intensità in allenamento, una mentalità che è comunque fuori dal normale. Come atleta è l'atleta che dovrebbero tanti prendere esempio da lui, ma proprio dal punto di vista mentale, ok? Come si approccia all'allenamento e tutto. Io non l'ho mai visto una volta andare in buffer. È una cosa che non è contemplata il buffer. Cioè, tu quelle serie che fai le devi fare allenate. Dopo, ovviamente, stai facendo un ramping, stai facendo un warm-up, stai facendo ok, qualcosa che ti prepara le serie allenanti, allora logicamente non devi fotterti le serie di avvicinamento, altrimenti sono serie allenanti. Ok, fino all'incipit. Ma le serie allenanti Pesa. devi arrivare a cedimento, che dopo sia cedimento tecnico, cedimento concentrico, cedimento eccentrico, eccetera, eccetera, eccetera. Ok, va bene, però il cedimento lo devi raggiungere, almeno quello tecnico, almeno secondo me. Dopo Loro fai una o due ripetizioni con un po' di cheating che ti aiuta, comunque se hai uno spotter che ti aiuta appunto ad arrivare anche al cedimento concentrico, ancora meglio, ma il minimo base proprio è quello tecnico, minimo. Cioè, Praticamente, Marco, per buffer intendono praticamente l'ultima ripetizione come se fosse la prima, cioè cazzeggio fondamentalmente, mettiamola così, quello è ma il concetto. forse Non. neanche, non so. Tanti buffer lo interpretano come ne ho 12 in canna, mi fermo a 10. Ma Ok, tu come fai a no. sapere di sicuro che ne hai 12 in canna? Quello, Come è fai a quello. sapere? Sì, esatto, perché cambia appunto da volta a volta, allenamento Allora, a allenamento. Cioè. pur ammettendo, io dico sempre ammesso e non concesso, perché poi anche su questo io vedo che cioè, tantissime persone vengono. Quante volte vi è capitato di una persona? Ah, io normalmente con questo carico ne faccio 8, gliene fai fare magari 15, cioè quante? Ah, certo. Cioè, io è una cosa che vedo sempre Capitato. anche persone che si allenano da tanti anni, eh? Nel senso che anche la capacità di raggiungere il cedimento è una cosa che va allenata e devi stare sempre sul pezzo. Io vedo che quando inizi ad allenarti in buffer. Poi disapprendi la capacità di arrivare a cedimento, l'intensità. Quindi pian Certo. piano quello che poteva essere il tuo buffer, pian piano si amplia. Cioè tu pensi di stare sempre a buffer 2 con lo stesso RPE, però in realtà la tua capacità di esprimere intensità si deallena. Quindi quello che tu percepisci come buffer 2 inizia a diventare un buffer 3, un buffer 4, un buffer 5 e Beh, tutto. esatto. Ma Io poi tu, la cosa che per vedo esempio. normalmente è questa. E questo è lo scenario che io non riesco a capire. Quelli che si allenano in buffer ti dicono no perché io ho provato ad allenarmi a cedimento e non lo reggo. E No, io non la cosa sanno che che dico è, ma cazzo. porca il clero, no? Scusate. Però se io faccio un corso di tennis e non so fare il rovescio, che dico no, io il rovescio ci ho provato e non funziona. No, l'istruttore mi dice, mo fai solo rovescio finché non te lo impari. Cioè, se Direi non che sei in grado di spremerti, impara a spremerti perché il bodybuilding è poi questo. vedo l'intensità è una cosa tremendamente difficile da fare che neanche gente che se ne da anni lo raggiunge. Cioè, quindi è ovvio che se tu provi per 2 mesi a imparare l'intensità non la fai, è inutile che diciamo che tirai al buffer perché è la scelta più facile, ok? Ma Bravo. poi sai, guarda, anche lì adesso mi viene in mente, cioè, se ci pensate. L'unica volta in cui ci si dovrebbe allenare, oppure sarebbe concepibile allenarsi in buffer, sarebbe un circuito di capillarizzazione, dove mi devi fare 20-30 colpi in circuito alternando macchine isotoniche e cardio, esempio allenamento da ginoide o altro, quindi capillarizzazione e drenaggio. Lì non ha senso ovviamente sparare 20 colpi pesanti, perché fa parte di una visione più ampia del circuito, se ci pensiamo. Ma a livello ipertrofico di bodybuilding, allenarsi in buffer, quale sarebbe l'utilità? Ovvio che se poi mi becchi un Serge Nubret che si allenava in buffer con 2000 serie, è ovvio che sì, ma stiamo parlando di uno con una genetica fotonica, ok? Che su di lui ha funzionato, funzionava su Thierry Pastel della scuola francese, ma tolti quei 2 o 3 seguaci con altri, il buffer non ha mai portato a nulla, capito? Poi ripeto, come ho detto, i circuiti mix cardio pesi ad alte ripetizioni può anche avere un senso, ma ha un senso scientifico. Quindi, ma ad altro non serve, secondo me. Aperta parentesi, magari poi affrontiamo il discorso ginoidi, eccetera, però Ma per questo tutte le no, ginoidi, tutte le ragazze che ascoltano, non è che adesso dovete iniziare a fare circuiti che. Cioè, è un'arma che si può esatto. utilizzare, ma dovete lavorare di bodybuilding, ok? Quindi intensità. Lo dico perché se no sotto. Ah, quindi Esatto. ginoidi, allora devo fare capillarizzazione, eccetera. No, no. È solo una piccola parte dell'approccio alle ginoidi. Esatto. Esatto. Io ho Però visto diciamo che per ci esempio. sono metodi particolari che il buffer può essere utile. Diciamo che non è una cagata pazzesca al 1000 per 1000.
carità lo utilizzano il buffer, hanno ottimi risultati. Io, da quello che ho visto, sia su di me o su persone con cui ho lavorato, o appunto atleti professionisti che ho visto allenarsi dal vivo, li ho vissuti per tempo. Per esempio, anche Mia Zupan. Io ho visto Mia Zupan allenare quadricipite. Allora, io ho visto la persona con più intensità, concentrazione, focus, vi giuro, io una persona così non l'ho mai vista allenarsi. Mia Zupan entra, che comunque, per chi non lo sapesse, è un bodybuilder professionista sloveno, ok, è preparato ormai da anni da Mauro Sassi, eccetera. Vediamo se intanto lo riesco a Lui prendere. è venuto in un seminario appunto nella palestra in cui lavoravo prima, e aveva fatto vedere un suo allenamento di quadricipiti. Ha fatto vedere proprio abbiamo seguito dal vivo un suo allenamento di quadricipiti. Lui persino nelle serie ramping o comunque di riscaldamento metteva un focus che, vi giuro, il 95% degli altri bodybuilder al mondo non mettono nelle serie allenanti. Cioè lui sente la contrazione, la vive al 100% anche nelle serie di riscaldamento. Cioè per lui non esistono ripetizioni non utili, comunque buttate. No, sono ripetizioni utili dalla prima di riscaldamento all'ultima al cedimento. E per lui il buffer non esiste, cioè esiste il cedimento in tutte le sue gradazioni. E se voi vedete la sua pasta muscolare, ok, che lui per esempio proprio appunto per vie dirette si sa che comunque è abbastanza carbofobico, tra virgolette, ok? Non è un grandissimo mangiatore di carboidrati, ma per una questione proprio sua. Mangia comunque una dieta, almeno da quello che sono rimasto io ai tempi, molto ricca di proteine e di grassi, ma carboidrati comunque li inserisce molto poco, in quantità veramente basse. Nonostante appunto una quota di carboidrati bassi, lui, grazie alla mente, che quindi si ritorna appunto al punto di prima, grazie al focus che ci mette, alla carica che ci mette, lui fa degli allenamenti di un'intensità che sono fuori dal normale. Io veramente consiglio a tutti quelli che vogliono imparare ad allenarsi, che va benissimo leggere libri, va benissimo leggere articoli, va benissimo confrontarsi, va benissimo. Tutto, tutto porta a crescere. Ma se uno vuole veramente capire o imparare ad allenarsi, deve chiamare i vari, tra virgolette, professionisti del settore, comunque possono essere dei coach, dei preparatori, comunque famosi per essere veramente come si dice, dei master in quello che è l'intensità di allenamento. Andare da loro una volta al mese, cambiare, andare una volta da uno, una volta dall'altro, come io per esempio, mi piacerebbe andare prima o dopo allenarmi per una settimana, 2 o 3 giorni, quello che è, da Dorian Yates, perché comunque è famosissimo, esatto, infatti ne parlavamo e vedremo, perché è famosissimo proprio per questa sua intensità che mette e fa mettere ai suoi atleti durante l'allenamento. È tutta una questione di preparazione mentale. E quindi, cioè, volete imparare ad allenarvi? Volete veramente imparare cosa vuol dire l'intensità, il cedimento, cioè la cazzimma che bisogna mettere durante l'allenamento? Prendete, consiglio mio, e andate ogni tanto da uno dei coach, piuttosto che da uno degli atleti famosi per avere comunque altissima intensità, e imparate da lì. Dopo potete leggere tutto quello che volete, più leggete meglio è, più vi informate meglio è, ma sul campo, secondo me, quello che un vero preparatore, un vero atleta vi sa trasmettere, cioè, è un'altra cosa, tutta un'altra cosa. Allora, Ma anche perché voglio chiedere lui una cosa, soprattutto a qua. Giuse, perché poi tanto buttano tutto su questo. Il discorso che facciamo vale anche e soprattutto, e questo ci tengo a sottolinearlo, per atleti natural. Cioè, io questa è una cosa che voglio sottolineare, perché qua, ad esempio, Per qua se ne parla tantissimo, perché non ci sono tabù e tutto il resto, però qua la cosa che dicono è se sei natural, a maggior ragione, spaccati in allenamento, spremiti, perché non avendo il vantaggio della chimica, cerca di simularlo al meglio con la capoccia. Ok. Esatto. Va bene, tutto, è tutto. Esatto. Secondo me la differenza tra l'altro, si potrebbe collegare anche a questo. La differenza che c'è tra allenamento da natural e da doped, qual è? È che logicamente magari il doped riesce, non so, a spingere più carichi, va bene, riesce a recuperare meglio tra una sessione e l'altra, va benissimo, riesce a sopportare magari un pompaggio muscolare più a lungo termine, appunto durante tutta la sessione, ho capito, però se voi siete natural e avete una capacità, tra virgolette, di massacrarvi e stare focalizzati, dare tutto
in 40 minuti, ipotetico, in quei 40 minuti vi dovete ammazzare, non perché siete natural e dite no, sono natural, non posso, ma dovete spingere lo stesso al 200%. Il dopo è uguale. Cioè, io, secondo me non deve esserci differenza di approccio mentale. Tante volte ci si va a rifugiare in però io sono natural, quindi non posso spingere. No, Ma come ma cazzo, ma esatto, chi te l'ha no, esatto. detto? Provaci, provaci, sarà il tuo corpo a dirti se stai esagerando, stai andando in overreaching, ti sta dando tutti i segnali, allora lì riposi, ma fino a quel punto ci devi arrivare. E come fai ad arrivarci? Ti devi spingere oltre i limiti, ok? O come quelli che dicono che, per esempio, chi ha aiutato chimicamente è però grazie al cazzo lui ha aiutato. Ho capito, ragazzi, cioè dare il 100% è la base sia dei natural che dei doper. Che dopo quello doper al suo 100% sia magari più performante, va bene, riesca a recuperare più velocemente, ok. Ma la base è entrare in palestra e spaccarsi il culo, sia che ti buchi il culo, scusate il termine, oppure che non prendi niente. La base è quella, il bodybuilding nasce dal fatto che devi entrare in palestra e devi spaccarti il culo, senza farti mille paranoie. Adesso vedo tantissime paranoie, ma se faccio due serie in più vado in Sì, sovraallenamento. no. Ma Esatto. devi provare, prova. Se veramente arriverai al tuo limite, come l'hai scoperto? L'hai scoperto portandoti al limite, ma se non ti porti al limite non potrai mai scoprirlo. E se vai in overreaching, riposa 1 o 2 settimane, va, recuperi, non è morto nessuno. Cioè, basta. Ma devi arrivarci però. Secondo me bisogna spingersi al limite per conoscere i propri limiti, altrimenti sarà sempre un punto di domanda che resterà lì, senza Super. risposta. Ma poi Super. Marco, sai cosa, raga? Allora, la chiave di quello è sempre, secondo me, la passione per quello che si fa fondamentalmente. Perché vedi, se uno non piace allenarsi, se uno non ama muovere i pesi, non ti viene di fare quelle due serie. Esempio cretino. Ieri sera cosa ho fatto? Schiena? Boh, ho fatto un allenamento mostruoso. L'ultimo esercizio ho detto. L'ho sentito fino a un certo punto. Sai cosa ho fatto? Mi sono fatto una serie di Widowmaker, 20-30 colpi, 2 secondi di stretch, di pull down, braccia tese. Sono morto, morto. Ma non perché ho detto, eh no, ma non è previsto nella schedina. Chi se ne frega? Ovviamente c'hai l'esperienza per capire se ne hai, e se l'intelligenza per osare, perché non bisogna essere coglioni. Però mi piace, cioè volevo ricercare quella sensazione, è una cosa che viene da dentro, cioè io voglio andare a fare quella cosa lì. Se uno invece, dipende sempre dal solito motivo per il quale uno inizia a fare bodybuilding, ma adesso, vedi, parlando appunto di natural, quello che sto vedendo nel natural allora è questo. Come hai detto tu, in realtà il culo ce lo devo far tutti, a maggior ragione i natural che ovviamente non hanno il supporto farmacologico. Il problema dei natural attuali, è quello che la gente sta rendendo troppo scientifico il bodybuilding. Cioè, ok i numeri, ok le formule, ok i protocolli, la periodizzazione. Sì, ma la periodizzazione non deve servire a evitare che questi poveri cristi si stanchino troppo, perché se no cambia sport. La periodizzazione devono servire a ottimizzare i risultati. Questo secondo me vuol dire periodizzare, non evitare che i poverini si stanchino, vadino in overtraining, perché mi ha detto Marco, se non ci arrivi, cosa cazzo ne sai cos'è l'overtraining? Cioè, leggere i libri sono bravi tutti, ma la teoria è un discorso, la pratica è un'altra, secondo me. Adesso vedo molti natural veramente diventare maniaci della tecnica, il gomito, lavora con la scapola aperta, porco Giuda, allenati in primis. Cioè, vedi, adesso io vedo tutti, ma ne sto sentendo diversi ragazzi ultimamente in chat, mi fanno le domande. Tutti nerd della tecnica, tutti ipertrofi coach di turno, tutti ragazzi. Poi li vedi fisicamente, ti giuro, e ovviamente sanno che lo dico in amicizia, e sono 58,5 kg bagnati, più le polsiere, porco Giuda. Cioè, ragazzi, ma cosa stiamo parlando? Nel senso, ok, imparate. Quei pochi esercizi diventate bravi ma caricate. Ovvio che a un ragazzo alla prima esperienza non ci si può aspettare che abbia l'esperienza per tirar fuori l'intensità, ma lì il solito discorso sta al coach trasmettergliela. Ma adesso sono tutti diventati veramente nerd della tecnica, nerd delle formule. Ragazzi, sono numeri. Se poi Sai, non tiri fuori qualcosa che viene dalla testa, non puoi ottimizzare nulla. Ovvio che poi mi viene da dire,
se tutte queste conoscenze, queste formule, questo tecnicismo viene applicato a uno che si sa allenare, si bomba pure, lì è un super atleta. Però se tu non hai cuore e testa per spingere, non ti piace il bodybuilding, le formule non ti servono a niente, neanche le Allora, bombe servono a niente, a perché me piace, la gente è, dimmi Marco. dico, a me piace tanto fare questo esempio. È come la scuola, il bodybuilding è un po' come la scuola, ok? Se tu non parti dall'asilo elementari, medie, ok? È inutile che tu segui dei corsi universitari, perché se non Esatto. sai fare i conti, non riconosci le lettere, non sai leggere e non sai fare comunque le cose basilari che teoricamente appunto impari da bambino all'asilo elementari medie, non potrai capire o comunque interpretare al meglio quello che sono le lezioni di un'università. Stessa cosa vale nel bodybuilding. Tu devi partire e sapere delle basi scientifiche, perché comunque le basi, l'informazione, abbiamo internet, abbiamo tantissime piattaforme, tra cui a che punto anche Rhino Nation ha proprio anche, per esempio, un'academy in cui parte, non ti parte parlando del fortitude training, dog crap, cioè lui parte facendo una base, ok? Una base che ti forma, da lì è come se fossero appunto elementari, vai alle medie, eccetera. Ma di base, nel bodybuilding, cosa devi saper fare? Appunto, queste basi scientifiche per sapere come funziona un corpo umano e non distruggerlo e farlo funzionare al meglio. Ma di base, devi spingere come un dannato in palestra, saperti alimentare e saper tenere una dieta non solo nel breve termine, ma nel lungo termine, farlo diventare uno stile di vita e riposare il giusto e quando serve. Quando tu sai fare queste tre cose al massimo, che tu faccia un 3x8 o un fortitude training, un dog crap. Se tu affronti al 2000% ogni fottuto allenamento, cioè ogni volta che entri in palestra, tu dai tutto, anche il 3x8 bisogna vedere come uno lo interpreta, perché non è tanto l'allenamento in sé, bisogna vedere come uno interpreta quell'allenamento. Un 3x8 interpretato cazzuto, ma di quelli proprio ignoranti, Immagino. cioè, vado e ogni fottuta serie, ogni ripetizione la vivo dal primo all'ultimo secondo. Io devo uscire da lì devastato. Con un 3x8 è possibilissimo. Ho visto più gente crescere con un 3x8 fatto super mega cazzuto che con l'allenamento di ultima generazione, ma affrontato blando, di merda. Perché? Perché le basi è sapersi allenare fuori. Dopo, come dici anche tu, Giuse, che hai detto prima, se uno poi logicamente sa mettere tutto la carica, la forza, la concentrazione in un allenamento e sa tenere la dieta, sa riposare il giusto e in più ci mette le chicche dell'allenamento di ultima generazione in cui puoi ottimizzare il tempo, la performance e tutto, ancora meglio. Il problema è che, come dicevi anche tu, tanta gente adesso purtroppo vuol partire dall'avanzato ma dimenticando le basi o senza neanche averle provate. Ma Marco, a proposito, ma poi mi viene da fare questa riflessione, ci fu tempo fa una diretta tra Pitalis e Cirielo, Gilberto, ok? Allora, Cirielo che è stato comunque criticato per diversi fattori in queste settimane, vuoi integratori o allenamento, io mi ricordo nella diretta disse comunque una cosa che mi trova d'accordo, cioè lui la scheda ai ragazzi, gli dà la prima scheda basata su un 4x10 su tutto e gliela tiene per dei mesi senza mai cambiare la scheda. Lui dice che lavora così, cambia solo dieta, la scheda è sempre quella, ma poi ha giustificato il perché. Lui disse: guarda, io do 4x10 e non te la cambio fin quando tu non impari a ottimizzarla. Non ha detto una cazzata, perché della serie impara ad allenarti, poi impariamo a fare le cose difficili. E in effetti non mi trovo totalmente in disaccordo con lui, perché fondamentalmente un 4x10, come hai detto anche tu, per un 3x8, se tu non impari a viverlo in modo giusto, è inutile che io ti metto lo stripping, il respose, impara le basi, fallo, trova il modo di ottimizzare quel poco, per poi ovviamente aumentare la capacità e farlo. Io sono il primo che mi è sempre piaciuto leggere, studiare bodybuilding, allenarmi, ho provato tante di quelle stronzate negli ultimi anni, inutili, che se mi fossi concentrato sulle cose basic, sulla tecnica, sulla cattiveria che ci mette in allenamento, sarei un atleta molto migliore, piuttosto che provare quello, tanto perché ero un cretino. Bastava semplicemente basic, pesante, fatto bene, e migliorare internamente come atleti, perché il solito discorso, ci vuole del tempo. E oggi i ragazzi di oggi non hanno tempo, non vogliono investire del tempo, soldi e fatica. Loro vogliono giustamente tutto e subito, ed è un gravissimo errore per il bodybuilding.
Perché io mi ricordo, volevo provare tutto e subito, tranne il doping ovviamente, però il resto posso dire che a livello di allenamento, strategie dietetiche, provato tutto, veramente tanto, e veramente la maggior parte delle cose erano tante stronzate, cioè anche dette da luminari, cioè non è che... E quindi sai, delle volte le cose, poche cose fatte bene, di sicuro meglio. Perché è uno sport che veramente è nel lungo termine, cioè nel lungo termine è difficile assimilare. Sì, però ecco, anche là, non lo so, sarò io, però dal mio punto di vista, devi all'inizio con i ragazzi insegnarli a lavorare, ma insegnare a lavorare non vuol dire dare una scheda standard 4x10, cioè ragazzi, ma stiamo No, scherzando. ovviamente no, Cioè l'unico io problema è questa che tu cosa... aspetti. No, 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 nel senso, ho capito il tuo concetto, cioè ho capito la parte su cui tu stai in accordo, non dico che... Però volevo Sì, specificare no, non per... infatti mi accordo sulla, esatto, sul discorso della scheda standard, ma assolutamente Io no, quello volevo, sì. Certo. sono convinto che poi Gilberto sarà super preciso con i ragazzi e darà protocolli di allenamento molto precisi perché è un preparatore di Assolutamente. alto livello, quindi sono convinto che segua i ragazzi in maniera molto, molto precisa, assidua, dando protocolli di allenamento costanti, aggiornati, credo che sia stata una sua Assolutamente. semplificazione, però vorrei dire, dare una scheda standard, cioè, sei un preparatore di bodybuilding, tu la scheda la devi fare dal giorno 1 al giorno 10, cioè lavorare sulla tecnica vuol dire ok, vai nell'atleta, quali sono le tue problematiche, perché non, quali sono i tuoi difetti a livello esecutorio, distretti che non crescono, distretti che non senti, sulla base di questo ti faccio una scheda, Costruisco. sulla base del tuo livello, imposto la split ideale, la frequenza ideale. E il 4x10, cioè, il volume è alto, cioè, molti si perdono, come dicevamo, il discorso, oddio, ho 5 esercizi, 4x10, ho 20 serie, che devo, cioè, quanto le devo spingere, quanto devo fare? Molto spesso si tratta di impostare magari un allenamento un po' più embrionale, un ramping e poi un back off, piuttosto che soltanto un ramping su un esercizio come la pressa, devi vedere il soggetto, però io non voglio, cioè, il messaggio che non deve che passare è di essere superficiali, cioè all'inizio si deve. Io preferisco molto spesso che gli atleti esagerino all'inizio nello spingere, facendo, cioè, anche se idealmente sarebbe più funzionale fare meno, all'inizio, secondo me, spingere, sbatterci la testa va bene perché inizi a capire com'è la musica, ok? Come se io inizio. Come se inizio a giocare a calcio, mi alleno e non lo so, mi butto. Ecco, per esempio, io quando stavo al secondo anno di università ho fatto un anno di rugby nella Lazio, squadra B, per cazzeggiare, cioè veramente non avevo ambizione di niente. E mi hanno buttato in una squadra che era agonista, c'aveva la mia età, ma faceva rugby da quando erano ragazzini, quindi ovviamente il ritmo era per me insostenibile, non perché non fossi preparato fisicamente, ma perché cioè, era comunque uno sport diverso, cose, È un tecniche che dovevo background imparare. diverso, certo. Per quanto non fosse funzionale per me iniziare a fare rugby così, mi ha fatto capire già qual era la musica. Quindi un anno a manetta ho già iniziato a prendere il ritmo. Quindi sicuramente andrebbe periodizzato, però neanche passare a essere troppo conservativi all'inizio. Quindi secondo Sì, come me... dicevamo Ludo, per il discorso di far gareggiare da subito i ragazzi, prima ti Bravo. innusi, prima capisci com'è il palco, prima capisci se ti piace, se puoi, tra virgolette, essere un buon atleta, però provalo, non che ti fai 10 anni di preparazione per fare la gara della vita, dopo 10 anni poi arrivi e capisci che non ti piace oppure non hai i numeri per fare atleta, vai subito sul No, palco e oppure ti inizia. immobilizzi perché è il primo palco. Cioè, se tu la Sì, top condition la l'emozione, raggiungi dopo 15 anni di allenamento, e cioè, Marco, che ha molta più esperienza di me, e te, che hai molta più esperienza di me, il primo palco, il secondo palco, il terzo palco sono totalmente differenti dal magari quello che può essere quindicesimo. Cioè, esatto. ma proprio come la vivi, assolutamente. Cioè, poi tu sei molto emotivo, Giuse, per il palco. Però comunque nel tempo uno si scioglie, cioè deve diventare il tuo momento, cioè il tuo mestiere, capito? Ma poi sai cosa, Ludo? Secondo me, guarda, già dalla prima, seconda gara capisci se è uno sport che lo puoi fare per tanto. Cioè, io mi ricordo, la prima gara mi hanno massacrato, ma mi hanno massacrato, non hai idea. E lì, sai, scattano tanti processi mentali che ti possono portare in diverse strade, a fare diverse scelte. Io ho deciso semplicemente di diventare atleta migliore. E sono in progress sempre, capito? Poi ogni anno, come hai detto tu, ognuno se la vive in modo diverso. Io sono ansioso, ho capito che poteva fottermi la condizione dell'eccesso di ansia tra cortisolo e tutto, e sto ancora combattendo con sta cosa,
Per me l'obiettivo di vita come atleta è essere un atleta migliore, sapendo quali sono i miei problemi, sia di testa che appunto di fisico. Non me ne frega un cavolo del primo posto, della medaglia. Anzi, ho la maturità mentale per ammettere, vedendo i più forti nella mia sala, guarda, quella è la cosa che io amo più del mio lavoro, che io vedo nella mia sala i più forti. Cioè, questo c'è poco da dire. Forse nessuno in Italia vede più atleti di me, perché ovviamente vedendo atleti di tutte le federazioni, di tutti i coach natural doped, è una ricchezza che secondo me nessuno avrà più di me, questo lo posso dire e mi piace tanto. E quella cosa lì mi ha fatto capire che io non sarò mai un campione di bodybuilding, però mi fa capire anche che un atleta migliore lo potrò essere. Ecco perché dipende poi uno come lo interpreta, ed è il motivo per il quale il bodybuilding certa gente la vive talmente male che poi è costretta a mollare, a disconoscere il bodybuilding, oppure a cambiare sport, o a doparsi, o altro. Però vedi, non è semplice, cioè, il percorso. E anche poi, come diciamo spesso, il tuo sistema di valori, come ti hanno cresciuto i genitori, e che esperienze hai fatto nella tua vita. Però di sicuro prima gareggi e prima capisci tutti questi meccanismi mentali, che poi ti portano a essere l'atleta che vuoi diventare in futuro, ecco. Però prima gareggi meglio è, perché fin tanto che tu non sei sul palco, oppure, poi non dico che uno deve fare 8 gare l'anno, io per esempio ne faccio due, massimo tre, un anno sì, un anno no, ma posso stare pure fermo, però nel mentre non è che mangio merda e non mi alleno, perché sono atleta sempre, però mi piace ogni tot gareggiare, perché ogni gara è un apprendimento, ogni gara è un patrimonio che tu ti porti a casa, indipendentemente dalla medaglia, perché quella non me ne può fregare di meno. Cioè, io mi ricordo le emozioni provate in tutte e 38 le gare che ho fatto in vita mia. Tutte. Se tu mi dici giù, quel Grand Prix INBB di Avezzano nel 2008, io mi ricordo pure mia madre che è rimasta chiusa nel cesso per prendermi il mallo. Cioè, non so se mi spiego. Io l'ultima gara, no, no, 5 anni fa, c'era un mio amico che mi dava la lacca sul mallo per fissarla, capito? Nel cesso dello spogliatoio. Ci hanno chiusi dentro per sbaglio, noi stavamo morendo asfissiati perché eravamo io seduto sul cesso, così che mi facevo spruzzare la lacca, lui che me lo spruzzava in 1 metro quadro di spazio del cesso, si era rotta la maniglia, stavamo perdendo il respiro perché l'aria era tutta lacca, i capelli, l'abbiamo buttata giù la porta. Ti dico, cioè, io mi ricordo queste cose, che la medaglia, sinceramente, non mi ricordo neanche il piazzamento, ma non me frega niente, capito? Quella cosa che deve passare, secondo me, ragazzi. Adesso Questo adesso mi tra gli dicono la mia via. ascoltatori ci sarà il proprietario del Palasport. Ecco chi ha buttato No, poi in tutto ciò mi ricordo che c'era mio fratello di guardia fuori che non ha sentito le grida di aiuto. Cioè, mio Rivediamo il fratello in gara è concetto di guardia. fortuna. Sì, no, mio Esatto. fratello deve essere inutile in gara, non va portato, capito? Ecco, come sponsor, come lo spotter. Ci vuole un'ampia selezione per scegliere l'accompagnatore delle gare. Io ho sempre portato tipi che ci provavano con le bikini, cioè io ero lasciato lì a terra come uno stronzo e questi ci andavano a provare con le bikini. Io ero lì come un coglione che ho bisogno. Quando Quindi tutte queste parte il tan per le bikini, le vedi che sta. Mamma ragazzi, no, però vedi, le gare è bello, cioè, se non ti piace il bodybuilding, il discorso di andare alle gare, queste cose qui, cioè, gente che la vive. Cazzo, devo fare la gara della vita, ma la vita di merda, ragazzi. Cioè, io ti giuro, sto ascoltando ultimamente sempre più ragazzi che stanno mollando il bodybuilding. Cioè, io li sento parlare della serie, ragazzi, ma abbiamo puntato la pistola anni fa per fare i bodybuilder? No, perché vivevo di merda, non mangiavo mai. Ho capito, ma l'hai scelto te, porco Giuda. Cioè, bodybuilding è quello. È Poi roba vedi, tua. se te la vivi nel modo corretto, diventa uno sport meraviglioso. Cioè, ti fai di quelle risate che tu non hai idea. Ma se te la vivi con la fobia del risultato che deve avere lo sponsor, ragazzi, non hanno capito nulla. Cioè, è qualcosa di assurdo. Poi, ovviamente, adesso ci sono messi tutti sti natural che comunque con le formulette ti garantiscono le righe sul culo. Guarda, se me le facessero venire anche a me, farebbero un favore. Però le formule magiche nel bodybuilding non esistono. E questo sia natural che doped. Cioè, il culo va fatto, ma te lo devi fare in tutti i sensi, non solo a parole. Poi ripeto, Assolutamente. anche lì, vedi, il discorso qual è? Che da casa molti ragazzini, giustamente inesperti, cosa fanno? Vedono un fenomeno genetico di turno che dice di fare alcune cose, come un allenamento in buffer o un particolare tipo di dieta, e loro automaticamente passa il discorso
ah, se lui è diventato così, facendo così lo divento anch'io. Ma ragazzi, c'è da dire che in questo sport, e non mi scorderò mai di dirlo, la genetica è tutto. Cioè, il culo te lo Quanto è devi fare vero. 2000 volte, ma a certi livelli, cioè, bisogna entrare nell'ottica che c'è gente che anche se non fa un cazzo, passatemi il cazzo, cresce, punto, cresce ritirata. Io se non faccio 365 giorni l'anno allenamento, dieta, posso staccare per le ferie qualche allenamento, ma se mollo la dieta 2 settimane, io faccio cagare. E questo l'ho capito 10 anni fa, ok? E questi ragazzini adesso, ecco, si lasciano tra virgolette traviare da alcuni modelli, per l'amor di Dio, grandissimi atleti, ma di sicuro non modelli, che è ben diverso. E quindi ci Assolutamente. vorrebbe semplicemente più lungimiranza e più maestri in grado di indirizzare questi ragazzi, perché come hai detto tu, cioè, noi possiamo parlare tante belle parole sull'allenamento, la dieta, ma se mancano i maestri che fanno magari bodybuilding, che ti trasmettono l'intensità, il mangiar bene, questi ragazzi sono in balia di Instagram. E poi si vede che fine fanno. Fanno 1 anno o 2 di bodybuilding, poi mollano lo sport e il bodybuilding, recriminando che faceva cagare. Ma sì, Giuseppe, ma perché Capito? adesso su Instagram chi si avvicina al bodybuilding segue gli influencer, non segue gli atleti. Certo. Cioè, Ma c'è questo. per essere influencer, vedi, qui il concetto è sbagliato. Uno per essere influencer dovrebbe essere un modello in quello che fa. Sì, ma loro È sono, cioè, quello. è anche là, sono un modello di quello che probabilmente la gente vuole veramente. Sono poche le persone che vogliono fare veramente bodybuilding. Il discorso è Voglio. questo. Io sono una persona, ipotetico, sono Mario Rossi, sono portato geneticamente. Rispondo molto bene all'allenamento, sono un bel ragazzo, faccio l'influencer allenandomi alla cazzo, perché mi basta per avere un bel fisico, ok? Quindi do un modello del io mi allenicchio, magari ci butto pure la chimica sotto e non sembra che prendo, sembra semplicemente che sono un natural con un bel fisico. Dico che per allenarsi basta far questo, seguo la dieta flessibile, faccio vedere che vivo la bella vita mangiando il cazzo che mi pare, allenandomi così a pompaggio, eccetera. E la gente vuole questo, cioè vuole avere un fisico mediocre, cioè un fi mediocre per un bodybuilder, poi un bel fisico, E non fare fatica. facendo poca fatica, mangiando quello che vogliono. Il problema è che funziona su Tizio perché un po' si bomba, un po' non fa vedere veramente quello che fa, ma ci mette un po' del suo facendo vedere magari cose che realmente non mangia. Un po' è portato geneticamente. Ok, è bello, però non funziona su tutti, capito? Quindi quando si Esatto, trovano cioè costretti quello. a dire: ah, quindi io per raggiungere quel fisico mi devo spaccare veramente il culo e mangiare pulito, no, Dici molte vabbè, tante, non lo sì. faccio, non lo faccio, non ne vale la pena. Secondo me, una delle figure che sta mancando adesso, di cui comunque sono nate tante catene di palestre, no? Varie GetFit, McFit, qualsiasi cosa, è il padrone della palestra o l'istruttore della palestra, tra virgolette, anziano, o comunque ex bodybuilder, Assoluto. ok, che tu Il quando re entri in dell'orecchio. palestra ti insegna ad allenarti, ok? Perché magari ti vedi appassionato, ti dà magari anche una scheda, che sono quelle schede classiche, base, ma Rottamela magari più, ti fa affrontare in un determinato modo che tu lì veramente impari cosa vuol dire spingere, impari cosa vuol dire allenarti. E purtroppo quelle figure lì, che sono i veri bodybuilder del passato, magari, perché io vi dico, io sono entrato per la prima volta in palestra nel 2002, avevo 15 anni. Sono iscritto 1 mese, dopodiché mi sono iscritto 2 mesi l'anno dopo, dopodiché invece mi sono iscritto nel 2004 e da lì basta, non ho più staccato. Ma la passione, a parte che me l'hanno fatta venire appunto i vari Schwarzenegger, Stallone, Jean-Claude Van Damme, così, per i fisici che volevo vedere, che volevo raggiungere, che vedevo in televisione. Ma tanto è stato grazie anche al ragazzone che faceva l'istruttore in palestra, che tra l'altro non era neanche uno stupido, cioè comunque diplomato ISSA, studiava scienze motorie, quindi non lo stupido che è lì sposta Duro, pesi, certo. che però era grosso, comunque un bel fisico, e mi ha trasmesso anche quel spingere, quel superarmi, mi ha veramente insegnato comunque le basi, da cui poi logicamente lì uno con i vari studi, le varie prove, ho provato, come diceva anche Giuseppe prima, anch'io tutti i tipi di allenamenti l'ho provati, tutti gli approcci dietetici, ho provato qualsiasi cosa, mi sono usato da cavia per qualsiasi cosa, per vedere logicamente la reazione che il mio fisico aveva a determinati approcci. Però
me il bodybuilder comunque raggiunge una vera maturità muscolare andando avanti con gli anni, prima di tutto perché è più anni che si allena, è più anni che fa la dieta, quindi avrà una pelle diversa, avrà una muscolatura diversa e tutto. Ma quello che secondo me è veramente importante è che con gli anni ha imparato a conoscere, a capire cosa su di lui funziona e cosa no. Ma questo lo impari, secondo me, molto di più se appunto hai alle basi un qualcuno, un punto di riferimento che ti insegni veramente cosa vuol dire entrare in palestra e spingere. Cioè, quando sono entrato nel 2004, sono entrato non perché volevo fare le gare, ma manco sapevo che esistevano le gare di bodybuilding. Volevo essere grosso, punto. Sì. Adesso purtroppo entro in palestra perché? Perché vogliono fare le gare. Sì. Cioè, cazzo, non sai neanche se ti piace allenarti, non sai neanche tenere e fare una dieta, non sai neanche minimamente quello che comporta fare una competizione e vuoi competere, ma non ti sei mai allenato. Cioè, partiamo da... Purtroppo ci stanno dimenticando troppo le basi. Troppo. Sì, ma guarda raga, io mi ricordo le vecchie palestre, ma io vedi, sono origine pugliese, mi ricordo la mia prima palestra, era la palestra più scalcinata della zona, però dove salivano tutti i grossi, perché arrivavano da tutta la Puglia a spingere, perché all'epoca c'era un bodybuilder, saliva lì, quindi arrivavano lì quelli grossi. Io mi ricordo la scena, mi porto mia madre perché io ero gobbo da piccolo, un po' cifotico, sapendo che sul palco si posa in cifosi, non ci sarei mai andato in palestra in fe. Oh, mi porto lì. All'ingresso alla porta c'erano sei culturisti da gara, tutti spogliati che prendevano il sole. Cioè, questa era la scena, bellissima. Entrai lì, in pratica lì non ti davano neanche la scheda. Il preparatore c'era lì, il proprietario, il classico vecchietto con il banchetto che segnava le schede, dice, ok, allenati. In che senso allenati? Guarda quello che fanno quelli più grossi. Porco Giuda. Io mi ricordo, passavo delle giornate, andavo lì a guardare. Cioè, ti giuro, la prima volta andavo lì, non sapevo un cazzo. Cioè, avevo paura pure a mettere le mani sul bilanciere. Facevo 2 o 3 ore che mi guardavo gli allenamenti di questi qui, ma trasmettevano, stando zitti perché erano delle teste di cazzo, sai, proprio quelli chiusi, all'epoca proprio i bodybuilder molto chiusi che non parlano, ma tu li vedevi e inconsapevolmente ti trasmettevano. Io mi ricordo una volta, guarda, chiesi a uno di questi qui, era gigantesco, di farmi vedere lo stacco alla terra. No, non mi rompere i coglioni, non c'ho tempo da perdere. Mi ricordo una volta però, sapendo che io volevo imparare lo stacco alla terra, mise e caricò 300 kg. Senza dir niente, alla fine del suo workout si mise e caricò 300 kg, li fece. E da lì imparai cos'era lo stacco alla terra. Della serie, era gente che parlava poco, però li trasmettevano con i gesti. Cioè, quelle palestre lì non ci sono più. Cioè, adesso nel McFit non ci sono neanche gli istruttori, di cosa stiamo parlando? Anche l'ambiente in cui comunque tu entravi ad allenarti, cioè i tempi miei non c'erano, insomma, mi sento vecchio dicendo così. Comunque, quando ero ragazzetto io, cioè veramente non esistevano le catene, non si sapeva neanche cosa No, fossero, non erano campionate. ma soprattutto C'erano proprio palestre di paese, ma che comunque io sono di paese perché sono in provincia di Bergamo, quindi quello è. Ma anche in città comunque erano diverse le palestre, a meno che tu andavi a Milano, c'era la classica Scorpion, la Downtown dove andavano i vari VIP, no? Però di base erano tante palestre, magari proprio anche molto scialbe, cioè attrezzi della Panatta del 1980 con la magari, catena. Però l'ambiente in cui ti allenavi era sì. appunto un ambiente che ti trasmetteva andare lì e non sfoggiare la maglietta No. intinta con il cappetta piuttosto che il pantaloncino. Ora mettiti una tuta, una canotta comodo, cioè deve essere comodo che almeno riesci a allenarti, e Sì. fottitene di chi c'è, cosa c'è, cioè devi andare lì a spingere. E Ma quindi la Marco, mentalità sai che cosa? di cui c'era prima era proprio questo, quello dell'andare lì. C'è comunque anche convivialità, perché alla fine uno quando si allena si fa il suo allenamento e stop. Però se hai un ambiente che ti incita, che ti invoglia, cioè io per esempio essere il più grosso della palestra è l'ultima cosa che mi stimola. Cioè a me la cosa che stimola di più è entrare in una palestra e vedere persone che pesano magari 10, 20, 30 kg in più di me, perché dico cazzo. Cioè, voglio diventare così, devo prendere ad esempio qualcuno che è meglio di me, non qualcuno che è Sì, peggio, vuole fare il re nel mio piccolo regno, no? Ma fare chiaro. magari comunque una parte meno importante, però in mezzo a gente che mi possono far imparare e far venire voglia di crescere e di migliorare tutti i giorni. Quindi le palestre così, secondo me, c'era molta più Ma quella Marco, parte, guarda, adesso la vedo un po' meno. ma non so voi, allora io mi ricordo, sai cosa mi manca a me della mia vecchia, della mia primissima palestra, la puzza di sudore. Non so come spiegarla. Raga, sembra una, oh, tu entravi nello spogliatoio, si sentiva sta cazzo di puzza di sudore,
che adesso c'è il depuratore dell'aria. Ma di cosa stiamo parlando? Tu vai al McFit. Una io aggiungerei perché Ma tu adesso vai al McFit, apri la porta dello spogliatoio, senti. Cioè, il sudore non sudi neanche. Guai a morire, poveri cristi. Mettili l'aria condizionata, ancora sudano. Io mi ricordo questa vecchia palestra. C'era l'unica postazione dello squat sotto un tubo dell'acqua, che questo tubo era sempre rotto, mi gocciolava sulla nuca. Mi ricordo una volta andai d'inverno, che ci fu un acquazzone assurdo, un diluvio. Appena entrai, il proprietario mi diede un secchio d'acqua, giù, mettilo là che perdiamo acqua. Se vuoi, se vuoi allenare le gambe, metti il secchio lì perché si sta allagando la postazione dello squat. Sono cose che mancano, cazzo. Ma No, adesso è ma peggio. è proprio un'altra cosa, è proprio un altro modo di approcciarsi. Io adesso mi sono allenato in questo periodo di lockdown in questa palestra piccola, conduzione familiare, e proprio Una figata, tra macchinari l'altro. fatti dal fabbro proprio, e Però sono fatti fa belli, eh. spaziale, spaziale. Cioè, ma E senti l'altro il giorno. rumore proprio della catena. No, guarda, è un'altra cosa, allenarsi in questi ambienti, perché poi c'hai il proprietario con cui instauri un rapporto vero, ci sono le chiacchiere, cioè, e si parla la stessa lingua, capito? Cioè, si parla proprio di bodybuilding, lo vedi, rispetto a quelle che sono grandi catene. Con tutto che io mi sono sempre allenato in palestre bodybuilding, perché mi sono fatto il Cavaliere Nero, la Big One, mi sono fatto la Ultra Flex qua, quindi sempre palestre in cui è bodybuilding. Non sono catene e tutto quanto, però quelle poche volte nella catena e tutto, cioè non ce la si fa, cioè è Sì, vieni fuori il veramente. pesce fuor d'acqua. Sì, bravo, bravo. E poi anche là, no? Vengono che ti rompono le palle, magari se alzi la voce, ti rompono le palle se fai casino con la pressa, perché magari riattacchi forte il bilanciere, ti rompono le palle se magari ti metti scalzo, per qualsiasi Guarda, cosa ti rompono le palle. cioè, la Planet Fitness c'è la sirena che suona ogni volta che sento un Sì, rumore più noi a San forte. Francisco, te dico il casino che abbiamo No. fatto alle 6 di mattina. Dovevamo tornare e andare a Las Vegas. 6 di mattina siamo andati alla Planet Fitness a far gambe. Bulgarian Smith Squat, c'era sta sirena a manetta. Io non riuscivo a capire che cazzo era sta sirena. Dico, ma perché sta? Ma quanto dà fastidio sta sirena, no? E urlavo, non riuscivo a collegare, no? Perché poi eravamo in tre e più Giorgia di là, quindi stava sempre a suonare. Dico, ma che Mamma cazzo è mia, sta sirena? no, ma No, poi io dico per carità, cioè dell'urlare troppo. Io, per esempio, nel video che abbiamo fatto con Alessio, ok, urliamo perché siamo io ed Alessio nella palestra ed Alessio. Se mi alleno in mezzo alla gente, logicamente non è che li metto a saltare come se non ci fosse un domani, per il rispetto anche logicamente altrui, perché se siamo in 30 in una sala pesi e tutti urlano, sì, ci sta che non c'è, però. quella serie. Esatto, quella proprio quando arrivi al limite. Se invece sai che magari puoi essere un attimino più libero, allora vabbè, per carità, ti fai anche l'urlata, niente da dire. Però io dico, ci stanno a non urlare esageratamente, però in una palestra che se mi vedi, che è appunto responsabile di sala, fa lo stacco da terra e mi viene a Sì. dire no, lo stacco da terra qui da noi non lo fai perché rischi, che cazzo stai dicendo? Che vuol dire se rischi? Cioè, se Guarda, io faccio male i bicipiti, posso farmi male molto di più di fare bene uno stacco da terra. Certo. Cioè, Marco, che vuol guarda, io dire? mi ricordo qui a Parma l'anno scorso, fu aperto il McFit, tutte pull strenge della Tecnogym. Ho detto, cavoli, che bella pressa. Comincio a caricare, poi mi alleno senza proferire fiato, iperconcentrato, si avvicina alla titolare. Avevo caricato 2,50 come riscaldamento. Mi fa, ma no, guarda, togli qualche piastra però. Ho detto, mi pidi per il culo? Sembra così, ho detto, ma scusa, ma cosa dici? Pensavo scherzasse. No, dai, è un po' troppo pesante, poi rischi. Io infatti l'ho detto, è partito, che cazzo stai a dire? Cioè, ma stai scherzando? Cioè, io addirittura, a un mio amico è stato ripreso perché la pressa la faceva a scalzo, con le five finger. No, no, devi mettere la suola un po' più alta perché comunque, ma stai scherzando? Cioè, siamo a quei livelli, capito? Cioè, se carichi un po' più di peso, e mi è capitato anche a me lo stacco. Io mi ricordo all'epoca feci un giornaliero in una palestra qui a Parma, caricai lo stacco in più sulla piattaforma da stacco, quindi non è che lo facevo sulle piastrelle. Venne il proprietario e no, guarda, non aumentare oltre il peso perché sennò poi ti fai male. Ho detto, beh, saranno cavoli miei, ho pagato l'ingresso. E no, guarda, se devi fare stacco pesante pesante, qui non lo puoi fare. Ok, dammi le 20 euro, io me ne vado via. Mi sono preso i soldi e me ne sono andato. A me è successo giusto del discorso di una palestra che stava in un condominio e mi hanno detto che lo stacco, se poi io stacco faccio
semitese in cui scarico leggermente tensione e risalgo, cioè l'eccentrica la faccio controllata, quindi niente di che, però l'ultima la lascio andare. E mi ha detto no, perché si propaga e si sentono le vibrazioni nel condominio. Non me ne Cazzo, frega. fai una parete gommata, ma Ma buona, c'era gli ho la parete detto. gommata? Gli ho detto non me ne frega niente, cioè c'hai le autorizzazioni come palestra, quindi le autorizzazioni ce l'hai, il condominio non ti può rompere le palle dei tuoi rapporti condominiali che stai sul cazzo a tutti, non me ne frega niente, io mi alleno, ciao. Direi. Fine. Sì, però sono ridicoli, ragazzi, sono ridicoli, Ma è sì, cioè, quello. impediscimelo, io lo faccio, cioè non me ne frega niente, tanto. Esatto. Chi te rivede? Anche le palestre che, per esempio, in un determinato abbigliamento non ti ci fanno allenare. Cioè, io avevo visto, per esempio, Antonio, Tony Notterino, che era entrato in questa palestra in canottiera. Cioè, uno dice, mi alleno in mutande o con la ciolla di fuori, gli dico anch'io no. Non si fa, ok, fino a lì ci arriviamo tutti. Ma se mi sono messo una canotta perché uno ha quattro muscoli in più addosso, viene additato e ti si avvicina al proprietario dicendo scusa, ti puoi mettere la maglietta, e poi di fianco c'è gente che magari pesa 50 kg e sono in canotta, lì magari c'è proprio un qualcosa, una visione. Molti A tutti la canotta oppure la vieti solo a chi, a quelli che hanno i sì. muscoli, a quelli che non li hanno, no? Cioè, boh, mi sembra. È come per dire. Tu, ragazza, hai il seno prosperoso, devi metterti una maglietta collata. Sei piatta, no, puoi mettere il top. Cosa vuol dire? Cioè, vabbè, Sì, ma no? Ci sì. sono delle piccole cose nelle palestre, quelle adesso appunto le varie catene, che veramente non ti danno spiegazione. Sembra proprio quasi che vogliono, ed è così in effetti, bandire il bodybuilder Bravo. classico dalle loro palestre. Sì, no, Ok, no, ma non vogliamo. lo scopo è quello, eh. Cioè, Lo proprio. scopo è quello. Vanno Esatto. verso il fitness, non il bodybuilding, vanno verso il fitness. Esatto, E loro non come. vogliono quello che urla, che sbatti i pesi, che suda e quindi magari non so, cioè, beh, mi porto la salvietta anche se sudo, disinfetto, asciugo, cioè non è Direi. che metto, per carità, No, fai sono le sentire a basi. disagio i clienti loro, è questo il discorso. Sì. Però capisci, Ma cioè è lì come. No, dove dico. ti porta una palestra che non ti, cioè, che ghettizza chi ha quattro muscoli. Di sicuro ti porta in un mondo appunto più fitness, ma il vero bodybuilding, un ragazzino che entra, cioè io voglio collegarmi a questo, un ragazzino che entra in una palestra che ti vieta di allenarti in palestra, che non puoi fare gli stacchi, che non puoi caricare la pressa più di tot perché automaticamente se no puoi rischiare di farti male, che non puoi fare questo, non puoi fare quello, come fa uno a creare le basi per allenarsi e logicamente crescere Ah, muscolarmente? È impossibile. Cioè, quindi è per quello che le palestre vecchie del vecchio istruttore erano molto più proficue dal punto di vista dei risultati piuttosto che quelle sì. locative. Ma infatti è un cane che si morde la coda. Il motivo per cui la gente, le persone di media in Italia, i ragazzi, insomma così, non hanno risultati è perché fanno fitness, non fanno bodybuilding. Perché, come disse Massaroni, il fitness è il bodybuilding senza risultati. Quello. Cavoli, ne sapeva uno più di Bertoldo, cavoli, eh? Il bodybuilding, come vogliono far credere tanti, non è sostenibile, come dici anche tu, Ludo, come dico io, come dicono tutti quelli che lo praticano. Se fai bodybuilding, il bodybuilding per la fame che fai quando devi definirti, per il cibo, le quantità di cibo assurde che devi ingurgitare quando devi crescere, quello che spingi in palestra, non è sostenibile. Se tu pensi di andare a fare fitness, va benissimo, fa bene al cuore, fa bene alle articolazioni, ti manterrà più giovane e tante altre cose, ma non ti Alla permetterà fine mai di avere dei risultati fisici da bodybuilder. Quindi dipende uno cosa vuole. Io non magari sto non le pensando. vogliono, eh? Cioè magari non li vogliono, Esatto. va Esatto. benissimo, Però logicamente devono anche specificare queste cose, che chi gli insegna a questi ragazzini come allenarsi per il fitness deve specificargli e fargli capire che non diventerà mai un bodybuilder se vuol diventare un bodybuilder. Se poi invece c'è un ragazzino che vuole solo un attimino un accenno di addominali, un po' di petto e fare fitness, ma perché no? Io sono per il vivere e lasciare vivere, ognuno fa quel cazzo che gli pare. Ma ben venga. Però c'è sempre comunque da capire un attimino, uno se vuole ottenere dei risultati, col fitness non hai risultati da bodybuilder e col bodybuilding non hai risultati da fitness. E Cioè col quindi CrossFit non hai risultati da bodybuilding. pensavo dicesse col CrossFit non hai risultati, invece no, CrossFit rompi. sì, no, sei allora, no, stato bravo CrossFit, per i due risultati che devo riconoscere è lo sfogo emotivo, quando uno si deve sfogare, è molto divertente, e dei grandi infortuni.
Quindi sono le due cose che per esperienza ho visto su chi mi è venuto in ufficio, spasciato Dopo, giù. vabbè, il CrossFit secondo me dipende sempre anche lì Come dai lo fa? maestri che hai che te lo insegnano e Certo. come lo fai. Perché se fai comunque lo fai nel modo giusto, sì, c'è un'incidenza di infortunio, sì, ma come c'è nel calcio, nello sci, nello skateboard, in qualsiasi cosa, quindi è normale. Ovviamente, e purtroppo adesso io vedo alcune classi di CrossFit che cercano logicamente di fare più numeri possibile e se c'è un Bravo. istruttore come fai? Allora, un conto è fare aerobica. Fai Esatto. aerobica, la classica aerobica, quindi Non sta anni male. 90, no? Tutti colorati con le bande, per farvi capire. Quello dice, ok, sei un'istruttrice, hai 30 ragazze che fanno aerobica, che fanno step, che fanno comunque quello, è difficile, o ti becchi proprio quella che poverina mette il piede male sullo step e si piglia una storta, però di base non gli stai facendo fare qualcosa di Che rischio pericoloso con dei le carichi mani, alti. E quindi anche se non stai a guardare singolarmente ogni cliente, va bene. Il problema è che nel CrossFit si utilizzano anche dei pesi comunque abbastanza alti, a volte magari esagerati, quindi classi da 10-15 atleti con un istruttore, ovviamente che l'istruttore guarda da una parte, dall'altra c'è quello che si sta massacrando con sì. determinati pesi. Anche a me è capitato comunque di vedere anche in palestra, mi arrivano delle persone che facevo CrossFit e il gomito, il ginocchio e la schiena e il polso. Ma sapete cosa, Marco? Io già so che... Ma sai cosa? Guarda, scusa se ti interrompo. Dicevo, io già so che dopo questa diretta mi ammazzeranno e mi bucheranno le gomme della bici come al solito, quelli del CrossFit, ma me ne frego perché io, cioè, basta argomentare le cose nella vita. Io cosa penso io del CrossFit? Per me il CrossFit non va bene, ok? Ma perché? Perché è uno sport basato su esercizi tremendamente complessi, esercizi che mettono insieme più movimenti, e implicano un livello di coordinazione, di esperienza, di allenamento altissimo. E nel tempo si è sbagliato perché si sta cercando di diffondere il CrossFit alle masse, soprattutto fatte di popolazione non allenata. È ovvio che se tu metti a fare CrossFit atleti coordinati, esperti, lì il tasso di infortunio è più basso, ma adesso, come hai detto anche tu, se tu vuoi fare delle classi numerosissime, sbattendo cani e porci, passatemi il termine, a fare CrossFit, li ammazzi ed è molto molto pericoloso. Ecco perché io non approvo il CrossFit. Poi, ripeto, che si faccia male, quello come ha detto Marco, succede anche nei bodybuilding, succede nel calcio, però ecco perché giustifico appunto il motivo per cui non approvo il CrossFit. È come far fare strappo e slancio a mio fratello che non ha mai fatto palestra. Ovvio che si spezza tutto. E Okay. quello in più. Ovviamente se uno ha una base atletica che non ti prende un altro sport, Certo. palestra piuttosto che il Sì. powerlifting, eccetera, allora lo mette a fare CrossFit se sa gestire o comunque ha Bravo. gestito per anni determinati carichi, determinati pesi, Sì. imparando anche gesti tecnici, magari appunto come può essere nel powerlifting piuttosto che anche nello strappo slancio, eccetera, e Certo. mi fa CrossFit, allora sì, cazzo, va benissimo. Ma poi sai, CrossFit è utile, anche però. perché, Marco, facci caso, Ludo, nel CrossFit, oltre a quella tipologia di esercizi che non sono adattati sulla persona, perché anche lì, allora, CrossFit a livello di sfogo e divertimento mi può stare anche bene, però far passare il CrossFit come sport estetico, occhio, è uno sport funzionale, ben diverso da essere estetico, perché non dite che uno strappo slancio o altro faccia bene al fisico, se hai una struttura non predisposta, sia a livello osseo, tendine o altro, ti ammazzi. Certo. Io ho provato a fare degli esercizi che sono abbastanza bravo nella tecnica, ho rischiato di farmi male seriamente, ma perché? Perché implica che tu faccia quell'esercizio anche nel minor tempo possibile, cioè occhio, anche una gara a tempo. E quindi Certo. capisci che mettere tanti esercizi così complessi da fare con un certo peso nel minor tempo possibile è uguale infortunio se ovviamente non ti viene insegnato bene l'esercizio, cosa che molti fanno, e se non hai appunto una base atletica forte. Ecco, questa è la mia piccola Ci parentesi sta. per evitare di farmi buttare le gomme, fondamentalmente. Ragazzi, siamo andati lunghissimi. Io direi di fermarci qua e rimandare poi al prossimo podcast per Oh, altre. abbiamo risposto a due domande, però cavoli. Ma così deve essere, così deve essere, perché ci No, ma sai allunghiamo. cosa, ragazzi? In effetti, oh, non facciamo podcast da un po', oggi siamo sfogati. Abbiamo dato tutto. Ci Guarda, sta. Senti, sabato prossimo allora? Registriamo di nuovo? volete, assolutamente. Alla grande, dai. Un ospite e ci sta. Vai, assolutamente. Vero? Opa, lì ragazzi ci faremo delle grasse risate.
Ci divertiamo. Dai, Sì, ragazzi, dai, ci ragazzi, vediamo ciao a sabato tutti. prossimo, allora. Ciao ragazzi.